Alright, eccoci qua, finalmente. Che cazzo? Frank. È Frank. Sì, Frank. Fai vedere Frank in cam. Cioè, uno, non toccare Frank. Dato io il nome. Lascia stare Frank, mi spacco le mani. Frank è mio. Frank ama soltanto me. Ciao a tutti. C'è dello stupro in corso. Allora, esatto. Il citofono. Che tra con l'altro? Allora. Oggi si fa la cheesecake. Frank. Ti piace molestare il mango, vero? Vero. Oggi si fa la cheesecake. Voi intrattenete quello che volete, perché io sono qua in quella piccola. C'è Casi, dopo tanto tempo. È tornato, finalmente, nel podcast chiamato l'Italia. Sì, potrei dire qualcosa, vaffanculo, sono qua soltanto per cucinare. Quello l'intento. Quello era il concetto. Quindi starò un'ora e mezza zitto a cucinare. Okay. Alla fine lui fa la sua. La grande partecipazione del buon Casi. Non sono pagato abbastanza per fare entrambe le cose. Dunque, no, anzi, devi pagare la spesa dopo. Dove devi pagarmi la spesa? Ma sì, che la sciocca. Ma lei mi offre un pacchetto di sigarette. Non è vero. Ma hai detto tu. Un pacchetto di sigarette non è una spesa. Esatto, non è una spesa. Costa 5,50€, ti posso pagare con quello? Vuoi darmi 5,50€? Non un pacchetto di sigarette. Sai che non fumo, Casi? Puoi iniziare. Guarda che fa bene, si allunga la morte. Se troviamo un cancro grande così, dopo è un cancro grande così. Cioè, esatto. Diventa grande allora, gruppo come questo mango. Avremo una tema. Una tema. Allora, come al solito, in questi episodi del Parliamo di Cucina c'è anche il buon Teo, no? Cioè, sempre lui. Episodi 2 come al solito siamo in due. Codestoggi perché oggi, ma codesto dovevamo fare un attore. Abbiamo pensato a qualcosa di un pochino più specifico. Avevo letto aiuto 112 quello che volevo dire. Ok, fai un trick con okay. Il posa cenere. Cheesecake, perché è una torta effettivamente, la cheesecake, che è fatta con dei materiali molto semplici, quali del formaggio spalmabile, dei biscotti digestivi, abbastanza semplici, digestivi del burro, che non è ancora uscito fuori. Il burro è qua, la burro è qua perché giustamente non è che lo lasciamo fuori. Burro, confezionato. Non è vero. La confezione di casa. Di casa, ok, perfetto. Burro fatto in casa, non dello zucchero a velo, possibilmente. Devi inquadrarlo bene, perché sennò non si dello vede. Dello zucchero a velo. Della vanaglia. Vanaglia, aspetta, invertiamoci in posizione. Possibilmente anche della gelatina in fogli. Adesso facciamo una presentazione. Vabbè, mi interessa. Gelatina in fogli, che potremmo abbinare con qualsiasi frutto del tipo... Lampone, che è mio, e Frank e tu? E poi Frank, cazzo, fatelo bene. Ma scusami, il tuo frutto qual è, Ale? E poi il suo frutto è le uova. Le uova. Bene, vi presento questa confezione speciale di mayonnaise. È sempre quella, la mayonnaise, è sempre quella. Io volevo fare qualcosa di diverso. Dato che loro sono di base delle persone così tanto basic da fare le robe dolci, io le faccio tutte solamente salate. No, tu fai mayonnaise. Ti apro la mayonnaise. Mayonnaise, dai, aprilo. La mattina è sporco, vuoi cade? No. E ovviamente dell'ottima panna. Panna. No, panna da montare. Panna che viene da Bratislava. Davvero? Buona? Sì. La panna di Bratislava. Raio. Tra l'altro panna da Raio. Panna di grana. Quindi siamo pronti per allora, fare però cosa noi ovviamente abbiamo. Ma siamo in live? Sì, siamo in live. Non lo so, vedevo qua 8 secondi, non capivo. No, siamo in live. Aspetta che mi metto bene. Oh, che brutto aspetto che ha questa panna! Perché stai guardando sì, la panna? Montare. Perché da montare, quindi adesso la teniamo chiusa. Ci servirebbero degli ingredienti specifici, quali speciali. Quindi Teo, venga qua e ci esponga. Sono una valletta. Sì, esatto. La valletta più sexy del mondo. Stavo per dire Vabbè, esco prima io perché... Calma, devi spiegare prima. Spiega prima che cosa, cosa serve. Cosa scambia. Lui è una valletta, ok, lo sappiamo noi, ma mica loro. Noi non lo sappiamo. Noi non sappiamo niente. Okay. Io so anche gli ingredienti, voi non sapete sì, esatto, quelli. È...
Sì, vabbè, ma lui c'ha la maionese, dai, cioè. Dai, come fai a fare una cosa decente con la maionese? Allora. Prego, spiego in golletto. Ci sono tre ingredienti speciali. Due sono decenti. Ok. E uno fa un po' cagare. Un po' quanto? No. Specifico. Allora, si può usare per il dolce, ma nessuno l'ha mai usato. Sarà tipo il cacio cavallo. Vabbè, la cheesecake è gorgonzola. Madonna. Fatto gorgonzola, mi piace. Prego. Tanto dentro c'è cheese. Prego. Cacio del formaggio. Chi è che vuole pescare per primo? Io, ovvio. Vai, allora, io saprei anche. Guardiamo tutti assieme. Quindi non è un problema. Guardiamo tutti assieme o... Magari. Ragazzi, avete scelto voi. Vediamo. Ok. Io ho preso datteri, si possono usare le dolci, vero, i datteri? Sì, ma con quella... mango e datteri. Mango datteri. Io ho capito che era quello buono dalla sua reazione, io pensavo fosse quello cattivo. No. I datteri non mi piacciono. Ma vai, non è il peperoncino. Sì. Sì, infatti io faccio qualcosa di salato. Quindi in base io sono a parte. Io ho un mistero. Il mio dice mistero. Aspetta, dimmi se si vede. A te il peperoncino. Non è focussato? Sì, si vede. Il mio dice mistero, ho molta paura. No, no. Dovresti, dopo tutto. Sì, la zucchina, sì, la so usare benissimo io. In cucina. Vabbè, la zucchina è gestibile. Sì, la usino nel far nostro. Va bene. Era un po' di zucchina. La zucchina ha un sapore dolce, cioè non è amara, non è. Se onde evita. La zucchina devi usare per forza per cucinare, si può fare altro. Cercheremo di usare, diciamo, dei piatti piccoli. Sì, consigliati sì. Dal buon Teo, bicchieri. Sì, faremo dolce al bicchiere, no? Dolce al bicchiere. Sì, ma io ho i datteri. Vabbè, date il dattero... Vabbè, mi sono detto. Ma danno il peperoncino? Non ti danno. No, allora. No, io voglio il peperoncino. Il peperoncino è di latte. Io devo cucinare la zucchina. Se sì, allora assaggiai i datteri per sapere che non sono trenati. Io devo cucinare la zucchina. Sono sicillati. Tanto li mangi tu, ma fanculo. Se muori, sono cazzo tuoi. Sappi che è colpa tua. Sì. Un dattero io l'ho provato per la prima volta. Si vede talmente tanto bene con quella cosa. Sì, è vero, però che bello. Che bello, Frank. L'ho appoggiato io. La zucchina dietro Frank. Sì, mettila proprio. La presenza. Oh no, Frank. No, no. Ovviamente non ha la presentazione di nulla di brutto. Era tutto consensuale. Allora, Tieni. Zucchina. Okay. Frank. Grazie, è cresciuto. A Frank è cresciuto. Il cazzo. Dunque, allora. No, Frank ce l'ha sempre avuto, ma lo nasconde. Esatto. Abbiamo con la ricetta per svolgere questo compito arduo. E esatto. Giustamente perché. Noi siamo delle persone per bene, abbiamo ognuno i formaggi spalmabili. Aspetta, questo devo fare, tutti fermi. Ho paura, aspetta, lasciamogli il palco, lo spazio. Un po' di privacy. Taco! Dove fa la taco? Ah, non so io. Ho paura adesso. Cosa sta facendo? Io ho paura perché non lo so. Frenchie. Beh, signori. No! No! Questa è la citazione The Office. Non voglio più cucinare in vita mia. Ti prego. Ti prego che deve cucinarlo lui. E non devi mangiare. Dio santo. Dai, questo non si può fare. Ci bannano. Sbaglio o sei felice di vedermi in casa? No, questa qua è la lavoro instant. La lavoro instant. È una zucchina in tasca quella che hai oppure devo rivedere? Ok, direi che ci siamo. Direi allora, che tazza siamo... magnifica The Office, ma loro usavano un dito, io sono più gattino. Non abbiamo lo spazio per cucinare il materiale, quindi lo troveremo, in qualche modo ci applicheremo per trovare lo spazio. E ci ruberemo il materiale, chi non lo prende sono cazzi suoi e muore. Vabbè, vuoi il peperoncino? No. Dopo ne va del mio, ne va del giudizio. Arbitro, a parte sentire gli audio della sua amante. Arbitro, se uno ruba i prodotti, i materiali di consumo, ovviamente da che dovrebbe esibire un altro concorrente, gli vengono sottratti dei punti o cosa gli ho messo? La vita! Tanto questo è il tuo peperoncino, vero? Sì, è il mio peperoncino. Sono andato alla valletta. Ah, la valletta. Valletta, mi scusi. No, allora. Venga, riuscire a prenderlo. No, è la valletta, venga. Ma cosa la paghiamo a fare? Non ho pagato. Ma non sei pagato? No. Beh, questi non sono affari nostri, te lo tieni per te. Allora, aspetta un po'. Allora, abbiamo qui davanti, ovviamente, nel tablettino. Scusate, ma perché io vengo pagato qui, no?
Ma non è vero, Anto. Aspettate, voi venite pagati. Vero, quello è vero. Quello è vero. Ah, sì, Ale, da quando te ne sei andato avevi iniziato a monetizzare. Quindi tu non guadagni assolutamente nulla. Tanto un pacchetto di sigarette quando vengo. Beh, lui è un pacchetto di sigarette. Vabbè, ma ti ho detto che te lo offro io, ma non ho detto che... Ma dammi anche tu un pacchetto di sigarette nel pagamento. Vuoi finire la spesa? No. No. Che tirchio. Ah, anzi, Ale, ringrazio... Fammi te la spesa. Cioè, lavora gratis. Ringraziami che te lo sto pagando così io e che sono riuscito a comprarlo in qualche maniera. Ma in realtà ho posto io di venire qua. Vero. Ho posto io di fare la torta. A sto giro lui voleva fare la torta. Allora, la cheesecake non ha nemmeno, non ha nemmeno visto, argomento, così sono non ha nemmeno visto l'altro episodio ed è convinto che questa cosa verrà una cosa bella. Tipo Masterchef. Tu non l'hai nemmeno visto il primo video. Vero? Io non devo vedere le cose per saperle. E tu pensi che sia andata bene l'ultima no, volta? No! E allora perché cazzo lo stiamo facendo? Allora, perché volevo fare una torta! Ma io non volevo fare la cheesecake, volevo fare una torta più complicata. Proposta, ragazzi. Allora, visto che noi dobbiamo tritare i biscotti, direi di tritare uno per tutti quanti, no? Va bene, poi tanto ci devo lavorare io. Ma poi questo sarebbe, sarebbe rubare il materiale degli altri e poi... Tanto la base per tutti quanti. Va tutto allora... Le quantità ovviamente devono essere compensate in base al bicchiere. Quindi bro, quanto è un bicchiere? Devo prendere il bicchiere. No, mi sono reso conto di una roba orribile. Dopo Frank dovrà morire per il dolce. Ma col sorriso morirà. Perché mi sono affezionato? Non è affezionato, la prima regola. La prima regola. Just cervo. Non sorridere. Non mi sembra una grande idea usare questi qua. Però sembrano quelli più tondi. Ma scusa, è un po' strano, questo qua sta per morire ma sorride. Non mi convince tanto questo ragazzo. No. Usiamo quelli neri. Quelli neri. O quelli di plastica. Se lo lasci da solo con un coltello e poi non lo ritrovi più. Quelli di plastica no. Prendiamo quelli di plastica. Questi qua della Ichnusa perché... Perché siamo dei drogati di alcol, ovviamente. Alcolizzati. Era un po' più elegante. Allora, drogati di alcol è più elegante. Va bene, ci inebriamo facilmente. Allora, no, domanda. Sì, ma ci servono 20 minuti per farlo. Abbiamo 20 minuti. No, allora, qua dice che le misure sono per 8 porzioni, no? Esatto. Quindi facciamo tutto diviso. L'equivalenza come si fa? È abbastanza semplice. Prendi dei biscotti e li metti dentro e li tritiri dentro. Perché dovremmo usare quello? Senti, io le istruzioni me le faccio dare da quello che effettivamente sa cucinare. Io faccio. Ma non c'è il mio bicchiere, ma sì. Sì, c'è. Sì, che strada metà. No, anche perché li dobbiamo tritare col mini primer, quindi io volevo perché tritarli. Perché dovrei tritarli col mini primer? Porca p***a. Perché ho detto che. Oh, in due non ce la fate, io. Questa è un'ottima idea. Vedi che però io e Casi ci intendiamo quando si intende di cucina. Vabbè, io me li farò col mini beaver, ma... Bene, il fatto è che mi hai già messo i miei biscotti nella tua porzione, stronzo. Oh. Basta, due biscotti sono più che sufficienti, due biscotti a testa. Oh, ragazzi, questo qua potrebbe esservi utile. Mattarello. Oh, nice. Che vanno veloce. Sono tentato. Non l'ho finito. Io devo fare così. Io non ho allenato la forza, a molti non piace la forza, non riescono più veloce. Vabbè, la fa quello che mi piace. Ma sopra è tuo, Ale. No, è tuo. Dammi, dai, sto iniziando io, ma... Tu mi hai rubato gli strumenti di mano! Sì, gli ingredienti, non gli. Ok, adesso io uso il coltello e rubo gli organi agli altri partecipanti. Tecnicamente quelli possono essere ingredienti. Tecnicamente quella che hai in paio adesso è la vita, quindi ha abbastanza senso. Allora, io non ti minaccio con un coltello. Bammelo. No, no. Dove è finito quel coso lì? Meglio non pensare. Allora, sarò io, però almeno durante queste sfide le regole etiche direi di rispettarle. Quindi non si ammazzano i concorrenti e per il momento. Per il momento forse i biscotti sono leggermente troppi. Vabbè. No, la base potrebbe andare abbastanza bene. Come base direi che è opportuna, se dopo devi metterci il cucchiaio, un bel po' di crostone, già che ci abbiamo 200... Sì, effettivamente l'abbiamo preso un po' tanto il formaggio spannoglio. Non lo sapevo io che avessi questi bicchieri, pensavo di usare i bicchieri un pochino più grossi della cosa c'era. Sono più piccoli però. No, sono più grossi. Si base. Sono più bassi. Le piace come distrugge i biscotti? È un punto in più? No, non lo sapevo. No, il fatto è che io ci devo mettere una zucchina qua dentro. Beh, guarda, è semplice. Beh, bro, sono cazzi.
vuoi battere, vuoi sbattere un pochino di cetriolo dei tuoi biscotti? Allora, in realtà un'idea ce l'avrei. Perché non hai preso il cetriolo? Era meglio. Il cetriolo era più difficile, secondo me. Appunto. Infatti. No, no, però il cetriolo differenza da zucchero sponchi, mettere crudo. Allora, no, da realtà, quanto no. Mi ha suggerito l'esimio pasticcere, i prodotti dolci con la zucchina esistono. Basta caramellare la zucchina, effettivamente. Capito? Comunque la devo cuocere. E sai caramellare una zucchina? Oppure, sicuro, molto più semplicemente, triturarla. Sì, no, allora, per caramellizzarla o per caramellarla, non so come si dice, devo farla sottile sottile, zucchero sul fuoco. Esatto. In teoria è così. Allora, mi consiglia il microonde come ausilio per riscaldare il burro oppure no? Il microonde. Perfetto. Allora, però, quello che vi diceva, cioè, era... Mi piace il fair play, io vi ho dato lo strumento, sono l'ultimo ad usarlo. Ah, tu lo vuoi usare? Cazzo! Non volevi usare il di pile? Lo devo usare più avanti, quello là. No, perché al cazzo non sai che mai discorso. Potresti usarlo anche adesso, il mini pile. Ma cosa stai facendo? Io? Ale! Beh, l'altro in basso è un altro molto bicchiere. Eh? Aspetta, un altro molto bicchiere. Cioè, guarda la differenza di finezza. Che hai ragione, il fatto che tu l'abbia triturato per tutto sto tempo. Ma così non si tritura con patate. Adesso se lo vuoto non c'è un cazzo. Beh, i principianti. Effettivamente sta reggendo. Questi principianti. Non c'è nemmeno bisogno di mettere il burro, dai! C'è della sabbia praticamente lì. Beh, è. Forse era meglio usare non i bicchieri di plastica, secondo te? No, era questo lo asciuga per bene. Ce li ho? Quindi? Quelli sono quelli da vino. No, non quelli grossi. Guarda, non si grossi. Porta davvero. Vuoi usare il bigliato cos'è? Sì. Prendilo. Perfetto. Ma, no, sei condensato davvero. Mi dai un bicchiere più grosso? Non si può fare. Sì. Questi andavano... Guarda! Questi qui andavano bene! Vero, Ricky? Guarda che sono leggeri, si spaccano. Sì, infatti questa cosa non l'avremmo potuta fare là dentro. Infatti, ma perlomeno... Vabbè, la valletta Tea ci porta via, li porta via. Ma Tea! Il signorino Latti ci dà i bicchieri e io credo sabbia dal nulla, se sono un dio. Guarda, credo forno di vita sui elettrostricidio e sabbia. Dai, caldo lo vuoi? Sì, così lo apro, perché è un po' troppo compattato. Ma dice che va bene o dovrei farlo più fine? No, va bene anche grossolano. Anche grossolano, vabbè, tanto. Sì, ma quello qui è migliore. No, grossolano dalla texture migliore. Mi piace allora. Quindi io in questo momento sono quello in vantaggio. No, sì, nel senso non deve esserci un biscotto in te. Non come allora. Nel tuo caso allora. Vediamo qua, dai. Finemente nel mixer, mettetevi una ciotola e amalgamatevi col burro. Esatto, quindi dobbiamo riscaldare il burro. Mm-hmm. Quindi riscalda il burro. Mettere in ammollo la gelatina. Per gli scocchi, voglio dire, signor chef. Allora, mi serve un piattino per il burro. Gli scocchi vanno, vado via. No, prova. La deve stare proprio tu! Mi piace sto qua per il burro. Ci ho chiesto che ti faccio. Lo metto così, l'appoggio sul. Allora. Fatemi asciugare il. Tienilo in mano per i bicchieri. Sincero. Sincero, qua con il burro ho ancora messo peggio perché dove è finito il pesta mortale? Esatto. Pesta mortale, grazie. Ma però vedi che c'è un po' di texture anche nel mio? Ah, vedi. Allora il mio è il migliore perché fine ma anche solido. Cioè questo qua è sabbia e sassi messi a piede. Sì, così. Ma non voglio capire che non sei un geometra in nulla. Guarda, anzi ti lascio proprio la texture in cima. Sì. La texture in cima. Fai così, diventi un sorvegno di sassi che ti mangi. Geologo. Allora, per chi è questo bicchiere? Mi trovo a fare male. Io vuole? Tranquillo. Io. No, 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 no
E la zucchina che ha toccato non era vera, però tranquillo. Ah, shit. Perché fai questi rumori molesti, cazzo? Questo? Sì. Perché lo stai facendo, cazzo? Allora, burro, faccio una macchinata per te. Non voglio fare la volta che lo lavo in mano, tranquillo. Dai, arrivo a crossing. E poi, scusami, là tu. Sì. Cioè tu hai iniziato a picchiare il mortaio quando basta lavarlo, voglio dire. Infatti lo lavo solo. Cioè, volevo una scenetta. Ah, considerando che lo devo tagliare per la scurga di merda, l'ho lavato bene. L'ha usato Ricky. Prima che te lo lavassi. No, dopo che l'ho lavato. Ah davvero? Ricky, allora sono stronzo, sì, di dire. Cioè, basta un culo. Lavato anche i nostri o soltanto... Ah, ok. No, su questo è il burrito. Tanto è una persona così onesta, l'ha lavato per tutti e tre. Invece sto facendo perché so che vincerò. Mi serve il pesto, perché io non il pesto. Il pestatore. Il pestatore la lavare. Potrei passare, ma non sono una persona sportiva. Sai, effettivamente hai ragione. No, dai, guarda, ma sai che questo qua è un pesto fantastico. Dai, davvero? Mamma mia, me lo potresti anche asciugare, mi faresti un favore. Adesso la usiamo dalla fine delle persone, perché se no lo uso per cavarti un occhio. Meglio no, che mezzo. Comunque comprendi no, uguale, pienamente qual è il sigma tra i due. Il sigma, non l'alfa. Sigma. Ma mi sono... Aia! Cercando di comprarmi. No, no! Vogliamo giocare l'altro! No. Prendo la lama. Finisci in bucchia. Cazzo, sarebbe stato bello comprarti così. Con cosa? Hai fatto... Guardateli. Io ho detto... Io, ma avete fatto due... Detto... Ma avete fatto della sabbia voi, ma veramente? Ho detto, vuoi il biscotto? Cos'è, stai cercando di corrompermi? No, no. Vuoi il pacchetto? Vuoi il pacchetto? Che serve? Vuoi tenerlo in mano? Sei diventato casi con il... mango. Con le sigarette. Dai, era altro giorno in mano. Non so come si chiama. Ecco, ecco, ci siamo. Eccolo! Mi fai vincere? Sto giro si è presentato Ivan. C'è casi. Ti presento l'unico e solo al meme. Chi è Ivan? Frisk. Ah. L'hai già visto? Sì, sì. E ho pure scritto una lettera dove lo accusavo di essere. Non dirlo. Cose. Non posso, la parola bannare. Questi cazzo. Dovevamo farla andare ancora un po' di più? Direi di sì. Madonna, che burro. No, sì, direi che non l'avete. Non l'hai riscaldato per niente. Ho fatto un minuto e 10. Guarda, io non so, ma penso che. Non sono nato per 2 minuti e mezzo, ciao. Nel caso sei nato in cui si vede che si è sciolto completamente. Wow, casi, no. Macellai. Poi passi tu l'aspirapolvere. Vuoi essere no, adesso stiamo parlando. Che modo per approcciarsi con le persone lì sono un macellaio? Vuoi che diventa? Ma sai in realtà cosa vuoi fare? Sei un buon tocco di carne, Ma questo è sessismo, no, è il mio lavoro, ragazzi. Devo usare un cucchiaio o un coltello in questo. No, era un complimento. No, no, fermoci, no, via. Ma io sono vegano. Sono Beh, il cucchiaio comunque se ne... Dammi il cucchiaio. Ione. Madonna, vedi tutto il grasso che va in piccolo. Superficie. Uee, Mafio. Non urlare, non siamo soli. Almeno non... Mafio, sì. Sai che da scaldare ancora un po'? Sì, leggermente. Madonna, il burro sciolto, la cosa più brutta da vedere in è la cosa più buona del mondo. Bevitelo! Prendi un panetto di burro, lo sciogli, potremmo bere così un sorso solo. Sì. Non hai mai provato questa esperienza, casi? Passa dalla bocca all'anima. sì, scivola proprio con un freccio argento diretto. Cosa bolle in pentola? Torte, che non abbiamo ancora iniziato. E non usiamo le pentole. Uè, Corazon! Chi è Corazon? Corazon è il nostro caro amico che abbiamo pure visto in fiera. E chi è? Fabio. Bravo. Ma so, cioè, lo chiede, lo so. Io non so chi sia Corazon. È quello, uno dei nostri spettatori che abbiamo incontrato al Games Week, quindi uno dei nostri fan che ci ha chiesto la foto. Stop! Fermalo! Stop! Sai, noi influencer ci chiedono le foto in fiera. Tecnicamente è successo. L'abbiamo fatto per vedere. Ok, direi che è pronto.
Ma blu? Dici tu di andare a fanculo? Allora, no, lui era presente successo. Quello che bisogna fare. Se non è giudice, se io ti mando a fanculo, perdo punti. Disponete il contenuto ottenuto in fondo. Sì, ma livellando bene con l'indosso che ponete in frigo fino a. Ok. Quindi bisognava amalgamarlo col burro. Sì, bisogna amalgamare. Quindi mettete un pochino di burro, mettetelo dentro. Ma non pensavo stesso bene. Mi ricorda molto il burro. Beh, questo cazzo. Mi ricorda molto quando mia madre da piccolo mi faceva pane, burro e zucchero. Sì, ma il burro non è mai stato sciolto. Sì, basta. Da piccolo mi dava basta, ma dagli agli altri, se avanzano ne prendi ancora. Ma non mi sembra abbastanza. Sì, no, abbiamo usato troppo. No, tu usa il cucchiaio! Quanto cazzo hai messo? Pochissimo. Hai messo il doppio rispetto al mio. Pochissimo. Così non è amalgamato per nulla. Non è amalgamato. Ah, lasciato la viscida. No, non può andare. Direi di metterne un goccio di più. Ma no, in realtà ne serve poco di burro, però sì. Un goccino di più, direi. Sì, sì. Beh. Usate quello. Ma che guarda caso che lo finisce. Piuttosto ne mette troppo. Terrificante. Vabbè, dai, più o meno là. La differenza voi dai, io ho un'esperienza con le cheesecake, ce le ho. È per questo che l'hai voluta fare. No, hai voluto anche fare la cheesecake. In realtà tu hai proposto come e io poi per te. Ok, almeno recuperi quel contratto. Io non ho proposto assolutamente nulla, soprattutto perché adesso posso essere invitato da voi, ho voglia di schifezze. Vuoi affrucciare che cazzo stai dicendo? Andre, ma lui è Casi, sì, è lui. Sì, è Casi, abbiamo portato il buon Casi oggi. È proprio lui. Ah, ma c'è Park! Sì, c'è Casi! Sì, è lui. Allora, No, sono C3PO. C3PO. Ma lo chiedono perché si prendono per il culo o hanno... No, perché sono molto svegli. No, perché ci sei stato così poco su Twitch che si chiedono chi sia questa creatura mitologica. Volete ancora il vestito? Volentieri, grazie. C3PO? No, non è lui, purtroppo, ragazzi. È CASI. Se mi salvate vedete la sua faccia perché non l'abbiamo ancora cambiato. Perché io sono importante. Io alla fine una cosa che non avete ancora capito, io Casi lo terrò nella mia vita solamente finché mi sarà come meme. No, come meme. Sarà il meme della vita. Sarà il meme della mia vita. Ma non è un complimento. Sei nato per essere un meme. Goditelo. Scusa perché stai usando quel lato. Scusate, volete dirmi che se divento una stazione non vengo arrestato? Sono un meme, lo faccio per le views, per le scherzate. Sto facendo per le views, mamma. Se vi subate l'atto comincia la transizione per diventare una scimmia. Bello, sì! Ma cosa ne capisci tu? Scusa! Ciao, bellissimo. Ho alzato palestra solo per voi. Questo non va bene, ma lo dico io, questo non va bene. Da una parte sono onorato, dall'altra dico no, puoi far di meglio nella tua vita. Hai ragione. Comunque direi che come base è più che ottima e le riciclo. Sì, potremmo fare meglio, non frequentarti, eppure eccoci qua. Eppure. Dov'è il sole? Là. Cosa? Perfetto. Nella ricetta classica ci sta il sale? No. Sì, il sale di sale, insomma. Ok, Ale, dimmi se ti serve ancora lì. Perché mi stai sul cazzo? Cioè, non è che mi viene tutto quello che dico, poi anche la mia ragione. Vai tranquillo. Allora. Sì. L'altro è entrato in rage mode, esatto. Ma chiama tuo fratello, Dark. Chiama il buon Android, va? Che so che lui è molto affezionato ad Alessandro Casi, no? Quindi. Sì, io non sono affezionato a lui. Bro, mi no, sta dando un colonia di colazione, sarò il terzo giorno morì. Ma lo so, infatti tu fai tutte le cose di fila, visto? Che brutto aspetto che avevo il cucchiaino. Ah, pensavo ce l'avesse col tweet che avevo fatto. Non vorrei neanche toccarlo, mettetelo in ammollo la gelatina in acqua fredda. Fabio, comunque hai fatto bene, ma allo stesso tempo mi avevi promesso che facevi 3 giorni di fila e non sei l'hai cosa? Fatto. In po' sono offeso. Di stare, c'è ragione. Perché mi hai fatto credere che lavorassi, ti workout, cioè facevi workout nel mentre che guardavi il pod. Cioè, sincero, sono leggermente offeso. E se ve lo state chiedendo, sì, ho appena usato del sale grosso dentro il mio impasto. Tanto adesso lo schiaccia e diventa sale fino. Fai bollire la zucchina. C'è scritto metti in ammollo la gelatina per 10 minuti.
Ma vabbè. Dai, se vuoi faccio workout in casa mentre mi guardo. Bravo! Allora, così ti voglio, cazzo! Ti voglio così, Fabio. Mettiti a lavorare. Dov'è il fino? Mi tieni fuori. Un workout in casa, esatto. Mettiti a fare un pochino di flex. Prendilo tu, ma scusa. Flex. Ma dove sia? Qua. Allora, se volete, mi metto a flexare anche per voi e lo faccio qua. Ma quella è sale rosa. Oh, questa c'è in casa. Siamo messi male allora. Sale rosa c'è lo stesso. È più figo dire sale rosa dell'Himalaya. Esatto. Vabbè, effettivamente. Però, guarda, oh, guarda, ti ho fatto il cheesecake con sale rosa dell'Himalaya, guarda. Già costa il doppio. Sì, esatto. Hai preso dei clementoni piccoli sprecati. Guarda, ci sono i miei. Allora, circa 10 minuti. In una ciotola montate il formaggio fresco. Quindi la ciotola è là. Allora, voi però avete... prima dobbiamo mettere voi avete le vostre cose. Io ho la mia. Sì, 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 tu hai la tua. Domanda. Una in tre, due in tre, quante fogli? Posso avere una ciotola? Di solito fate. Hai considera che sono tre. Sì, fai una in tre. Dai. Una in tre. Allora. Mi serve una ciotolina per me, Ricky. Adesso il manico è tutto burroso, chissà di chi ha la colpa. Mia. Ma davvero risponde anche, cioè, domanda retorica ormai non esiste più in questo paese. No. Ricky, mi servirebbe un piccolo aiuto. Hai fatto la cosa del... Ah, sto impugnando per la prima volta un foglio di... Spero che fosse appeso al contrario. Questo foglio questa è la cosa più brutta, cioè, perché... Non è... Devi romperlo. Mangialo intero. Aspetta, sì. va rotta. Va rotto. Però devo mangiare intero. Pensatela già adesso, appena già divisa. So già come funziona, Ricky, so come fare una cazzo di cheesecake! No, madonna! Sì, non ci credo, lascia stare, non è tuo nome. L'ho fatto giusto, ma... L'ho fatta pure con lui la cheesecake una volta. E la gente che l'ha mangiata poi è sopravvissuta o...? Sì, la dividere in tre, così non la devi spezzettare troppo, se no come la prendi. Non lo so! Ma dillo prima, cazzo! Ma anche tu, ma è ovvio! Mi già adesso, così dopo ce l'avete già diviso! Sì, ma è stupido, non sapete che devi dividere per i partecipanti, tu la dividi per il mondo intero! Io pensavo fosse da dividere perché boh, poi si amalgama con l'acqua! No, non deve amalgamare, si deve ammorbidirsi! Fallo tu! No, lo faccio io! No, no giudice! Fallo e ti spacco le mani con freddo! Ma te lo sto facendo per tutti e tre, non è che lo fa per... Butta tutto! No, fermo, ti prego, lo faccio io! Non posso farlo fare a te. Una ciotola mentre monta. Ti faccio prego, male. Faccio male. Anche perché così lo dividi in due e non in tre. Montare il formaggio fresco. No, senti. Ma questa la posso mangiare, tipo plastica. Ma senti, se non aspetta, butta questo, quello lascialo qui nei pigli. Esatto. No, non si mangia. No. Adesso l'ho scoperto. Ma cos'è sta roba? Cioè, dai. Ok, va bene, devi maiale, adesso. Ma... Mangiati questo. Ma no, connettivo, lo strappo che ci vuole, tu non lo stai strappare bene. C'è già potuto provare, adesso tocca a me. Ah, tu volevi... Allora, lo devi fare in tre, non in due. Sì, lo so, questa è la metà. Ah, guarda. Guarda che... Sono schegge volanti, eh. E te l'ho detto. Bene, sei morto. Oh, okay. Grazie a Dio gli occhiali. Uno, due, ok. Uno ne ha di più. La più grande per me. Madonna, questo è vetro, non è plastica. Sì, è vetro. Te l'ho detto che non è neanche plastica. Perdi la vista con questa roba. Non solo devi... Adesso mi assaggio un pezzo sperando di non tagliarmi il palato. Croc! Di cosa sa? Sta dicendo sbagliato. Perché ti sei messo a mangiare la gelatina? Perché no? Perché no? Perché case? È tutto praticamente sbagliato. Schifo condensato, è terribile come cosa. Perché è commestibile. Aspetta. Faccia le robe fatte bene. Ehi hey Google, metti il timer di 10 minuti. Ha un sapore orribile da sola. Infatti non può mangiare la sta di voglia di essere uccisi. Io mangio popcorn mentre vi guardo. Ottimo, oh, direi che non è proprio il massimo. Ogni volta che sento il sapore desidero avere un coltello in mano. Mi serve il pulso del cucchiaio. Anzi no, la forchetta. Fai tu, sai dov'è? È là. Mi metto a fare le cose per bene. È terribile. Se vuoi puoi assaggiare. Ma la vera domanda è perché la mascherina se qua sono tutti quanti vaccinati e covid free? Dov'è dell'acqua? Aspetta. Serve dell'acqua da bere subito. Non mi sento bene, sai che sto per morire. È così tanto terribile? No. No? No, in realtà è rimane quello che uno pensa.
Noi ragazzi siamo bravi in cucina, cazzo. Lo facciamo per il content. Lo facciamo per il content. E se questo non è content, non so cosa sia. Eh sì, che lo deve essere una coffredda. Ma davvero? Sì. Se no si scioglie come. Ma allora perché hai messo una pentola sul fornello? Perché solitamente si fa sul fornello. Perché lo lasci là, cioè è prassi mettere le cose sui fornelli. Poi dopo non è che devi scomparsa. No, in allora, sul fondo, visto adesso. Ma allora, mi non serve dicevo, ma sei sciolta la plastica? No, no, potrebbe essere l'arma di un delizio. Una scheggia di. Cioè, un pizzico di zucchero. Quella non è acqua, quella è acido. Vuoi darmi il polso? Non abbiamo, scusa. No, no! Vuoi darmi il polso? No. Dai, se questo non è content, dimmi che cosa è content. Non lo so io cosa è content, se non è questo content. Stai mettendo lo zucchero. Nessuna telecamera non inquadrare questo perché se poi funziona un po' più. Poi metto il sale. Fai vedere quell'attimo la ricetta, va? Allora, Madonna, ma che femminuccia, cioè dai, non riesci neanche. Figa, buca da te, Madonna. Dopo aver amalgamato. Ma scusa, ma no, Ale, hai sbagliato tutto. Cosa? Sono cagato addosso. In una ciotola. Ma guarda, aspetta, scusami un attimo. Teo. No, fermo, questa deve essere una prova del delitto. Teo, qua dice, in una ciotola montate il formaggio fresco con lo zucchero, 150 grammi di panna e semi di vaniglia. Quindi l'atto qua ha sbagliato tutto. Sì, in più avevo preso lo zucchero a velo per farlo, glielo ho anche detto. Ma non serve lo zucchero a velo. Perché io non sto facendo qualcosa di dolce. Ricky, c'è un problema, Teo. Sono zucchero. Perché un minimo di zucchero serve a risaltare il salto. Stai salato. Un mizzico di sale serve a... Non funziona! A io sono vaccinato, vale, però domani passo la prima dose. Bene, prendi quello di metallo che io ti monto le cose giuste. No? Come funziona? No, dottore, io non l'ho capito. Visto che noi siamo bravi e facciamo le cose giuste, vuoi. Ah, là tu, quanto cazzo le stai mettendo di sale? Mi puoi far venire un ictus. Allora... Beh, con questo incerto ti fanno il colesterolo altissimo. Va per conto, o dopo aver detto qualcosa. Sì. Allora, qua ci sono delle proporzioni, tipo 150 grammi di panna. Sì. Per due bicchieri. Sembrano un po' tantini. Quanto dici di fare, tipo? Fare le misure diviso 8? Diviso... Aspetta, quanto avete messo di... Ma io sono vaccinato, però no. Domani faccio la prima dose e ieri ho fatto la seconda. No, aspetta, c'è un problema. Quale? Baffi, ho fatto la seconda dose prima della prima. No. Oh, no! Non è tanto buono, non te lo consiglio. Cioè, se vuoi mangiare un dolce, non mangiare il mio, te lo dico. No, guarda che devi assaggiare tutte e tre e poi dare il punto a me, perché sono quello che meno peggio, scusa. Perché ho realizzato. Ho messo troppo sale. Chi ha avuto l'idea di merda di dirmi metti il sale? Là, tu, troppo. Io non ho detto un cazzo. Non hai detto quanto, però. Io non ho detto un cazzo. Pizzico. Potevi dirlo un pizzico, ma prima. Allora, io grazie a Dio non metto lo sale, non metto robe strane, faccio la ricetta passo passo e faccio le robe neutre come il mio solito. Ma fa. Le robe neutre, con una zucchina ma neutra. Tu e allora, la tua basic beach style thing. Beach style thing, sei una beach, fra. Okay, ragazzi, salutate Franco e date il benvenuto ad Ermano. Oh no! Fai vedere Ermano. Frank! Aspetta, avvicinalo di più, non si è visto. Avvicina a Frank. Oppure mettilo sull'altra camera che si vede più grosso. Prima è Frank, adesso è Francisco. Francisco! L'Ermano Francisco! Questo è Francisco. E un minimo Francisco della Sosa. Che gli piace la zucchina golosa. Esatto. Allora, dai Francisco, dimostra quanto ti piace la zucchina. No. Fermati. Quanto le stai mettendo? Vabbè, il peperoncino l'avevo io in casa. E tu davvero vuoi assaggiare il suo? Ho capito, se ti chiedevo il peperoncino, scusa. Ma infatti, c'è quello tuo. Posso provare? Sì, beh. Cioè... Salsa rosa. No, era un paio a vedere in chat. Salsa rosa. Adesso assaggialo. Salsa rosa. Una bella cucchiaiata. Quindi fa il dito medio alla chat, segnalano Francisco della Sosa. Ho fatto il dito medio alla chat, non lo volevo. Allora, adesso come ogni bravo chef devi assaggiare la tua creazione. Esatto. Adesso l'ho fatto io il dito medio, ma l'ho fatto davvero stavolta, così posso essere le misure, 150 grammi. Ma scusa, perché il vostro è così chiaro e il mio così scuro? Questo è il tuo? Te ne mettete sì.
Due, ma quanto cazzo di burro avete messo? Ma forse ho messo un po' troppo burro, perché il mio ha 10 tonalità in più di marrone. Ragazzi, è più banale ancora di questo. La mia è banale. La mia è scusa, giusta. Hai un falo che devo assumere via burro. Ma il mio credo che sia giusto. Vuoi fare una cosa? Piazzalo in frigo, magari si scioglie. Anzi sì. Magari solidifica. Magari. Non è male comunque la mia ricetta. Secondo me ti potrebbe piacere, bro. Quindi c'è il culo per due Allora, noi abbiamo preso... Subate e vi assaliamo nel porto. Questo da 200... Sono così, a 800 di formaggio. 750 quindi alla fine boh, va bene, una porzione va bene così tanto. Vabbè, sì, diciamo questo formaggio fresco spalmabile te lo tieni a casa. Sì, okay. Ne usiamo uno in due. Minchia, così poco pure. Ah, vero, poi sì. Avete tutto il resto. Diviso 9, magari. Diviso 9? 9, 18, 8, 16, facciamo 9, ok. Ok, allora Ale, prendi la calcolatrice. Volevo capire una cosa. Io sono già in matematica, siamo ragazzi studiati, quindi con la regina. Una cosa, metti magari sì un diviso 10, mette la panna restante in una diviso 10, fate 150. Allora, senti, sei un matematico? A 17 di questo, 15 di quello. Un posto omogeneo. Allora, fa culo. 17 di questo, 15 dell'altro. Cioè, togliamo uno 0 e via. Scusami, questo qua fa il pasticcere, il matematico poi? Se no guarda, se vuoi poi sì. Così. Ma scusa, dimmi il calcolo, mi hai fatto tirare fuori no, la calcolatrice. No, abbiamo deciso di fare i calcoli facili, tranquillo. E mi fate tirare fuori la calcolatrice a fino modo. Ad ottenere un composto omogeneo. Lascia stare i miei datteri, lascia stare i miei... Però, lo dobbiamo... Se ti mangi un dattero, ti odio. Che schifo che fai questi datteri perché piacciono a te, sei una bestia. Allora, però lo dobbiamo fare per due persone, quindi raddoppio. Quindi ciò che 15 diventa 30, ciò che 17 diventa 30... Scusate, voglio indovinare un aspetto del nostro signor Teo. Tu mi vergogna molto spesso, non è vero? Io non quindi faccio diviso 10. Beh, mangi datteri! Teo, soffri di bassa... zero, faccio per Teo, soffri di bassa pressione? No, te lo chiedo. No. Tendi a soffrire di bassa pressione? Io soffro e basta. Ok. Allora, poi le sue sofferenze. Allora. No, da tu ancora di più, fidati. Teo. Non devi soffrire. No, basta aumentare il peperoncino dopo. Era doppio. Comunque, se 17 per 1... 34 lo faccio. Beh, avete 200 che ho a mia testa, fai 200 di formaggio, se no se vuoi 200 di formaggio. Se vuoi. Vai, facciamo. Scusa, mi da 34 200. Cioè, esatto, un passaggio piccolo. Allora, sì, questo, o fatti a metà. Facciamo a metà. Che poi diventa la metà della metà testa. Siamo a 200 diventa 100, vuol dire che siamo al posto di 37 facciamo 50 testa. Allora, vediamo quanto è questo. Comunque la panna ti costa. 60. Non ti conviene metterla lì, la panna la devi scaldare e ci metti dentro la gelatina così si scioglie. Ah, mi scusi, signor chef, lei sta dando troppi aiuti quest'oggi. Ma è per tutti e tre. No, in realtà io adesso... sto amalgamando, poi metto dentro la gelatina. Ma come la sciogli? La sciolgo a... Così, a sentimento. A botte. A botte. A botte. A schiaffi. Tuo. Cosa sto facendo io in questo momento, secondo te, Teo? Dai, facendo a botte questo stronzo, no, e questo. Infatti metto un pochino di peperoncino. La gelatina è pronta. Per riscaldare un pochino la terra. Ma no, hai ragione, il mio. Cosa ho fatto? Cosa è successo? Allora, no, niente. Da piccolo, da grande farò il dottore, casi ora disegna la faccia sulla patata. È un mango! Casi, cos'è che volevi fare da grande? Il dottore. Non è vero? Cos'è 150 di panna, com'è che hai detto di farlo? Di riscaldarlo un minimo là, così che almeno si scioglieva. Può anche scaldare il microonde. Devi scaldare. Tira pure un bicchiere, Ale. Da Gandhi voleva essere la persona che girava con una penna un mango e disegnava facce per spaventare i bambini. Dopo, e dopo aver ucciso i loro genitori, ovviamente. Quindi non erano spaventati dal mango, ma da quello. Fa paura. Adesso è cattivissimo. Ok, dobbiamo togliere per scolarli, come funziona? No, mi serve... Allora, io mi prendo la mia parte. L'acqua qua si tiene, non si tiene? No, si... devi togliere il pezzo. Ah, allora, facciamo un bel gioco. Il prossimo che tocca Francisco... Ivo Francisco, ormai, viene picchiato con... Quel! Ivo Francisco. Ed è duro! Io non prendo questo. Ok, te, una volta che abbiamo sta poltiglia, la devi strizzare, buttare nella panna calda e la sciogli. La panna è ancora fredda, cioè... Allora scalda la panna, dai, vedi! Sì, no, basta 20-30 secondi. Chef,
Signor chef, madonna, è appiccicoso, che schifo, è Dio. Toccata. Ah, non voglio toccarla, toccala tu. Allora, fermo. No, dobbiamo pesare, dobbiamo pesare. Siamo sì, questa verità. Casi pazzo omicida, assolutamente sì. Da piccolo voleva allora, essere un serial killer. Ok, dimmi stop. 150 grammi. No! No. Questo qua perché va in coso. Allora, 150 grammi quindi diventa. Ah! 30. Dobbiamo arrivare a 30. Guarda qua com'è bellino. C'è un 3, va bene. No, il 3 c'è! E dal primo numero, ancora meglio. 300, oh no! 3000. Secondo te riscaldare un minimo il mio prodotto? Mm. Tipo una decina di secondi. Mm. Basta che sia tiepido, si scioglie. Perfetto. Ok, no Ale, comunque l'altro bicchiere teniamo fuori perché adesso divido. Oh, non lo fuori tu, è appiccicoso, non voglio più toccare, basta. Le cose appiccicose non mi piacciono. Semi di vaniglia estratti dalla bacca, abbiamo la bacca di vaniglia? No, no. Però abbiamo la vaniglia. No, abbiamo la vaniglia sapore. Abbiamo l'estratto di vaniglia. Noi mettiamo un estratto di vaniglia. Tu Ale, lo vuoi l'estratto di vaniglia? No, no. La bacca okay, di vaniglia posto, costa, costa 6 euro la bacca di vaniglia. Una testa è troppo? Madonna. Ok. Bellissimo. Ok. Non c'era bisogno di così tanto. Beh, mi è piaciuto. Signori. Buonasera. No. Dio santo, Ale. Madonna, è caduta una goccia, sembra che abbia bevuto un flacone. E vaniglia pura. Porca boia, bollente. A faccia di... Ah. Ok, allora, adesso, questa qua è per due. Ma scusa, prima era a doppio. È panna. È pappodatto. Ok, con questa qua cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo metterlo qua dentro. Se avete l'altra acqua. Sì, ci metti la... Mettiamo questo qua dentro e poi i fogli li mettiamo qua dentro e... Sì, sì. Ok. E se adesso si scioglierà la... Scusami, perché non mi fermi che io faccia queste cose? Madonna, fa un... Ah, è bollente sta roba. Perché nessuno mi sta fermando dalle cose stupide che faccio, lo strizzi e ce l'ho tutti dentro. Lo strizzo dentro? Lo strizzi dentro. Ok. Ale, porta tutto qua. Puoi farmi un favore? Dimmi che questa è una panna. Vieni. E c'è cazzo di caldo. Hai già detto che è bollente. Vabbè. Cosa non hai capito di tiepido? Questo non mi sembra tiepido, funzionante! Sgoccia sta roba, ok. Mmm, sì, questo adesso è più commestibile. Uno va bene. Ok, uno va bene. Ma lasciai due. Ma quello per tutti e due? Sì. Allora sì, vedimi. Ok. E qua se no ci sono anche i rimasugli. Però passi indietro, no. Metto anche i rimasugli. Posso dire che per due quello mi sembra un po' pochino. Posso dire che fatti cazzi voi? Abbiamo seguito i tuoi calcoli. Cioè, no, da ok, ma io dicevo stesso. Vabbè, sono per il tempo per metterne altro. Vai, visto che sei tu come farlo, io uso questo e tu te ne fai dell'altro, perché non so come si fa. No. Allora, le cose le puoi dire prima? Implemento. Non è scontato per testa! Maionese. Quanta messa! Quanta! Fermo, Ale. Se, no. Dio ci stesse guardando in questo momento, probabilmente sarebbe bestemmiato. Sicuramente si sarebbe suicidato. Dai, dammi... Altra panna, dammi un bicchiere. Il suo prodotto no, basta, sarà disuomato così. No, non è apposta, ha detto che è poca. Ma devi mettere il vetro. L'hai assaggiato. Vetra! Sì. Ale, bicchiere di vetro. Vetra, vetrami tutto. Vetro quale? Vetro, che basta, sia vetro. Quello. Vabbè. Intervistiamo il nostro giudice, scusate, posso? Però un attimo di paratura? No, non la puoi spostare, puoi solo girarla. Così. Hai già fatto, già fatto. L'inquadratura direttamente al... Allora posso spostare il... No, non toccarlo, no, non toccarlo. Tu tieni quello lì. Hai già inquadrato il signore. Il signore? Aspetta che vedo se l'inquadratura è preciso perfetto. Vabbè. È giusto. Ok. Sì, lo voglio più centrale. No, ma è già abbastanza... Metti giù il coltello. Non ti spaventare che non c'è nessun altro strumento. È meglio. Questo è un microfono, aspetta, devo dimostrare. Non ho capito che stiamo cucinando? La cheesecake. Ma non ho capito che state cucinando, cheesecake. Ti intervistare con questo è una piena d'acqua. Dio sa. Fate dire. Dimmi che non hai scaldato la maionese. No. Ma un buon odore.
Ma non è buonissimo, posso assaggiare un cucchiaino? Che boia! Vuoi assaggiare adesso un cucchiaino, per favore? Ale, se le papille gustative andate a minchia, tu per dire che è buonissimo. Ma tu pulisci tu, mi vendo a sboccare. E come l'altra volta, mi vendo a sboccare e poi uscire una cosa stranamente decente. Giriamo subito ora. Vai. Raga, non so che sono il coraggio, non mi sento abbastanza nuovo per mangiare sta roba. Vai, vai, che vai. Cazzo? Finisco. Buono? Ah! No? Allora direi che c'è un po' troppo sale, un po' troppo peperoncino, un po' troppa maionese non dovrebbe esistere. Perfetto, direi che è ottimo questa cosa qua. Aspetta che mi lavo le mani perché non ma so... Ma Casi ha la mascherina? Sì, ha la mascherina. Perché i miei avvocati prima. Mangiate. Non lo fare, scappa da questa casa! Oh! Sai che dopo aver assaggiato sento ancora il sapore in bocca? Madonna, sto per... Ti giuro, sto per sboccare, mi viene male la pancia. Sì, Non mi sento bene di chiamarlo. Come stai andando a sboccare? Io me ne vado a casa, non reggo. Allora, no, vabbè, capito, boh, mi sa che c'è un poco formaggio spalmabile. No, formaggio spalmabile era giusto. Dammi, che pensi? È il mio turno. Dico, no. Faccio... Chi ha assaggiato? Chi ha assaggiato? Chi è abbastanza nuovo da aver assaggiato? Poi dai coglioni. No, ok. Lasciami, fallo bene, fallo bene. Esatto, lasciami i 5 minuti di... Ho sporcato un po' il giro. Ma Dio buono, Ale, non è difficile. Vai, piano, ti immergi piano. È che gira veloce. È particolare. Ma anche scendere da... Non serviva stare sulla bilancia. Messero. Non posso assaggiare, sennò mi spoglio. Devo assaggiare. Questo qua che dire che lo possiamo buttare allegramente. Hai acqua fredda e... Assaggiare come è il modo, eh? Però guardate il lato positivo, ho sporcato in giro ma non mi sono sporcati i vestiti. Andiamo quello. Dai, Ale, vero. Sono no, mi devo pulire la mia merda. Ma non è vero, puttana. Vabbè, tutto sommato non era così terribile. Puoi anche aumentare la velocità, puoi anche aumentare il tono, mi piace così. Mica, Ale, no. Hai mai schizza un po'? Io sono quello che riesce a montare. Hai mai cucinato qualcosa? No, lui no. Sì, ma schizza! Se lo tenete a velocità, allora, la schizza. E io no. Ale, in chat chiedono, non per farmi i cazzi suoi, ma perché Casi ha la mascherina? Così non mi vedete in faccia, perché non vengo pagata abbastanza per mostrare il mio volto. Casi non viene pagata il verso. Ale, ma. Domanda, perché? No, il tuo. Che è questo? I cazzi vuoi? Era per chiedere, per non mischiare. Che fa la risata a fare il questo qua è quello di Casi. Questo qua è il mio, questo è il mio. Il suo è già fatto e finito. Il mio è già pronto. Allora mettiamo la riposta. Dov'è il mio? Il mio l'hai tirato poi dal frigo? Dopo ci vogliamo anche la decorazione. Quanto ne stai mettendo? Non è come cacao, non è quello. Adesso non so voi, ma il mio bicchiere è sparito. È qua. Adesso non so voi, ma se c'è proprio una cosa che io non sopporto è il cioccolato piccante. Mi fa proprio cagare quella roba là. Tutto? Aspetta, calma. Diretto? Quello là è di entrambi, Scusa, il mango? Esatto. Cazzi vuoi mai? Ma che dove li metti? Ma a parte il fatto che... Poi ho finito, ragazzi. Devo uccidere il mango, non ci guardatevi un coltello. Però assomiglia... Allora, purtroppo la mia assomiglia molto di più a... Una... Un tiramisù. Ah, qua dice di fa... Ragazzi, sto per piangere. Stai fissando! Ma dice di fare un composto omogeneo, non mi sembra omogeneo. Mi sembra eterogeneo. No! Fermo! Mi volevo fermare, ho visto tu col coltello che stai per ammazzarlo e sono impanicato. Stai giocando a questo. Questo è lì che non so usarlo, cioè questa qua l'ha fatto tutto il tavolo di... Sborra, Sto giocando a training camp. Aspetta, no, l'esecuzione la devi fare in primo piano. Non sbozzarlo. No, non ce la faccio. No, no. Aspetta che tolgo i bollini. Cioè, io a sto giro potrei farne un altro.
Togliere i bollini è un po' come tenere una persona. Ho un pochino ancora di formaggio spalmabile. Usalo per la decorazione. Ale, no, ti devi mettere. No, non credo che. Sto togliendo i bollini, Dio! Potrò fare il formaggio, potrò fare la cheesecake effettiva. Potrei fare una cheesecake effettiva con la cheesecake, che mi, il pezzo che mi rimane. No, non posso guardare. Sembra un video dell'ISIS. Ti sorprendo che qua la testa non cade. Io ho tagliato la gola. Perché è scemo? Perché? Cosa? Perché? Cosa? Cosa? Rimettila a posto. Allora, domanda. Non si può dire che ho tagliato la gola. Allora. Mi serve del mango comunque, a prescindere. Teo, ci serve una mano. Sì. Non ci gioco da dicembre. Adesso ne abbiamo fatto sta roba bianca. Sì. Cosa combiniamo? Allora, direi di fare lo strato bianco e poi dopo lo strato col frutto a piacere. Sì, ma l'altro non ha un frutto! Puoi mettercelo dentro. Il peperoncino. Basta per farci la strada. No, volevo fare la classica. Beh, le uova, bianco, le uova sono un ottimo frutto. Quindi metto questa qua e poi dopo come faccio il sughetto di... La culi di lamponi. Quella. Aspetta, prima verso. Il culo di lamponi. Vuoi assaggiare uno spicchio delicatissimo di mango? Mi sa che ne abbiamo fatto un po' poco, Ale. È per uno, infatti. Buttala tutta a me, poi te la rifacciamo insieme io e te. Ma no, ma guarda che per due basta. No, non basterà mai. Non sai cosa è successo a quel filatino di mango? Non va bene per uno. Vabbè, Ale, te lo rifai tu. Devo, sai cosa è successo a quel filatino di mango con la diantella? Perché tenete il burro in freezer? No, beh, non lo so. Ma mia madre, perché quello là è ancora qui. No, non è successo niente, mangio. Siamo qui in questo. Ale, allora, visto che ho fatto un po' di cagate. Un po'? Sì. Un po'. Sei nato. Cos'è questo? Ok, nel mentre che il mio si riposa, vi guarderò soffrire tutti quanti nel mentre che preparate. Puoi fare un Q&A! Q&A? Tipo prendi 100 domande da internet e ce le fai, tipo nome, anno di là. Ci sto. Quanti buchi del culo hai? Hai tanti buchi del culo, Ricky? No, uno. Più di quanti tu non possa credere. Cavolo. Allora, vediamo un pochino. Slash Q&A. ASMR. Il sole sono da cheesecake. Sono da cheesecake. Allora, contando che io ovviamente perderò questa sfida. Grazie al cazzo. Almeno ti mangio un biscotto. No. Me ne faccio un altro. Buona. Molto piccolo. No, con gli stessi ingredienti, però con porzioni diverse. Allora, se vuoi, puoi mischiare gli ingredienti. Cosa vuol dire? Che tipo se ci serve uno dei nostri ingredienti, poi. No. Vuoi un pezzo di mango? Tanto non lo so tagliare il mango. Ma Dio santo, ti ho detto, Ale, il mango è difficile da sistemare. Volevo le fragole, perché mi ho preso il mango? No. Non c'erano comunque. Ma ancora, ci sono i mangi, non le fragole. Sì, sì. Figa, ma come avete ridotto il pestello? Puttana. Sicuro è meglio di quello di là. Quello è proprio il tuo. Sì. Sicuro è meglio di quello di là. Il resto sopra. Ah, le zucchine le metti solo sopra come decorazione. Ma così non va. Fa parte della farcia. Vedi, io invece ho utilizzato il mio prodotto. Anche dentro il composto. Sì, dai, può andare. Ma no, cos'è che. No, allora, hai presente. Guarda qua. Vedi che qua fanno. Ah, sì. Così, vabbè, così. E io ce lo metto nello strato di sopra. Sì, dipende come lo fai. Se fai tipo vuoi spappolarmi con lo zucchero e la zucchina. Può funzionare. Zucchina e lampone. Zucchina e lampone. Arguto, eh? Ah. Prego. Beh, sicuramente meglio di mango spappolato e datteri. No, beh, mango e datteri ci sta. No, infatti la sua bomba potrebbe funzionare se sapesse tagliare un mango. No, la cosa che più mi fa ridere è che in questo momento Casi potrebbe vincere. Oddio, ma come state trattando quel mango? Male, perché non lo sa tagliare! Ciao Yuki, come va? Casi non sa tagliare un mango. Allora, io non è che maneggio mango tutto il giorno, eh! Grazie mille per il follow, tra Grazie l'altro. Grazie mille per il follow, quello... Tu non parlare, un coltello in mano, zitto!
Molto sì, violenta. In questa maniera. Cioè vai pop 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 pop. Che sound effect hai? Mi racconti un po' la tua host della tua vita. Pop 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 pop. Io ti faccio la faccia di un coniglio. Cosa? Questo qui diventa lei che poi faccio due occhietti e un nasino. Ma quanto sono creativo, per questo ne faccio da stai. Sincero, avrebbe senso, eh. Se la fai sta... una decorazione. A me non ci sta provando. Vai, di quello che è avanzato c'è qualcosa lì. Che sicuramente viene meglio di quello. È un coniglio non per essere razzista cinese. Non per essere razzista. Specifico. Ok, dai, mi sembra abbastanza... Come sono riuscito a renderlo compostato con due botte? È compost sta roba. L'ho fatto diventare compost, ciao. Vediamo un po'. Tra l'altro io sto distruggendo la seconda telecamera perché ci sto davanti. Sì, lo so, infatti. Lo stai disintegrando. Però voglio che si veda bene come taglio il mango. Siamo figa, mi stai distruggendo tutto, fra. Colpa del mio mango, non colpa mia. Ale, mi strappi un pezzo di scotch adesso? Sì. Non ce l'ho. C'avevo quella, e con caso, però. Come state trattando quel mango? Molto male. Il prossimo che fa una battuta sul mio mango avrà una battuta col mio coltello. Non è mio coltello. Oh, che bullo. Che bullo. È per questo che... No! Era il preferito del podcast. Perché non sono vicino alla gente. A proposito, Ale, adesso che ho l'occasione di chiedertelo, perché siamo in live, quindi tutto registrato, e ogni cosa che dici può essere usata come metà. Il tribunale. Esatto. Il tribunale del Parliamone Pod. Potremmo fare tipo un episodio tribunale. Sì, un episodio tribunale dove facciamo delle domande... Del motivo, del caso. Del caso? Del caso. Ho fatto anche il nasino, adesso mi manca la boccuccia. Non lo so fare. Non so perché è così allora. Tanto in questo frangente. Caso? Caso cosa? Porca boia. Ma scommetto che i croccantini del gatto sono più buoni della merda che sta. Ehi, i conigli ti piacciono anche senza bocca? Sì. Sto sbattendo. Tanto che cazzo non ho capito di conigli. Fai dolci. Guarda, vieni a vedere. Ho parlato il grafico, non sono zoologo. Ma sei zoofile, basta. Vissoso. Io no. Allora, io adesso ho questi qua. Come li faccio diventare come in quella foto da plain? Allora, ce li metti questi con un po' d'acqua e un po' di sopra di limone e zucchero. E continui a mescolare sul fuoco finché non si scioglie. Quindi devo fare prima uno strato di acqua, zucchero. Bello, un po'. Salute, mi eroe. Grazie, nel principio. Passati, passati, passati se vuoi togliere. Dai, passati. Cioè, non voglio fare le robe fatte a culo. Mi per caso guardato e guardato l'attimo. No, no, era uno sguardo reciproco, ho guardato da lontano. Vuoi un mettillo? No, sì. Vabbè. Ah? Io solo perché so fare una cheesecake, che effettivamente ho voluto testare la mia abilità e provare qualcosa di nuovo. Tu, io ne vuoi uno? Non l'ho preso. Grazie. Sai che dopo aver mangiato la cheesecake di là, tu senti un lampone di entrare in paradiso? Vediamo intanto. Ok, allora. No, la domanda è come ci implemento le zucchine, però quella là sono cazzi miei, ok? Mi fai sempre una cosa simile. No, tecnicamente io potrei spellare... No, è liquida. No! No, intendevo... Spello la zucchina e quindi uso soltanto la buccia. Trito la buccia. Fammi fare. La buccia la puoi usare anch'io, come ornamento. Allora, prendi una banana, la sbucci, prendi la buccia, la cuoci. La buccia la puoi usare come decorazione. Vabbè, con questa qua ci ceno stasera poi, dopo cioè non è che devo. Io pensavo che almeno mi desse da mangiare un po' di zucchina, la buccia della zucchina. Tu lascia. Ma Ale, mio santo! Teo, vieni, ci sono gli ingredienti. Di bucce di patate. Senti, io questa qua sarà la faccia del coniglio. Con il peperoncino. Molta fame. Tu immagini che era incastonata se una prima faccia. Non di un coniglio, ma di una creatura di Lovecraft. Ma comunque una creatura vivente. È un coniglio investito questo.
Allora, del, non sei zoologo, è il mio coniglio. No, coniglio scomposto. No, vabbè. No, no, cos'è? No, l'anduia, no. Ma sei contentissimo. Sai che io adesso non so come mettercelo dentro, cosa devo fare? Usare il pillar per distruggerlo? No, fai come fa lui, lo poci sul... E poi uso il pillar per distruggerlo, ottima idea, sai che mi piace di cazzo. Sì, il pillar, sì. Ma aspetta, come faccio la marmellata di mango? No, 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 non mettere la mango. Ah, ok. Perché so se si mette l'anduia in un po' di zucchero e li mescoli sul fuoco. Ok, mi servirei passo passo per farlo. Peperoncino puro sta roba. Esatto. Cioè, no, non mi dispiacerebbe se non fosse che è dolce. No, non è dolce, è salato. Ok. Ha detto che sia salato. Cioè, immaginati un miliardo di sale moltiplicato per 10. Peperoncino. Appena avrai questo. Io sto facendo la mia marmellata. Allora, Teo, ti chiedo una mano perché io qua non ho mai fatto. Mi basta un goccio di acqua. Un goccio? Quindi non devo fare tutto. Mi dai una pentola? Non devi bollire. Troppa? Togli, togli. Ancora? Sì, bene, sì, bene. Mi dai una pentola per cortesia? Adesso te la tiro fuori, dammi un secondo. Allora, fuoco alto basso. Uno! Come vuoi, se stai lì a mescolare o bene anche così o cos'ha? Cos'ha? Scusami, okay. Cioè io che ho la pentola molto più grande da avere la pentola più grossa. No, 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 fermo. Prima tutorial e poi dopo... Dovrei non fai vedere che sei bravo. Esatto. Allora, manca limone. Teo, gira la videocamera adesso. Un po' di limone, sennò vabbè, se devi stare lì alla fine. Questa frutta basta? Grazie a Dio, mia madre ha fatto questo estratto. Ti basta questo? Ma perché c'è la buccia non si mangia. Allora, fatti i cazzi tuoi. Allora, ho detto, fatti i cazzi tuoi, basta. Ok, ci ho messo veramente un goccio. Non basta. Adesso? Sì. Ti metto soltanto la buccia. Perché mi hai rotto il cazzo? Perché non ce la metti con la buccia? Perché l'ho tirata fuori io. E detto ciò? Un po' di zucchero e cuocio. Sì, una manciata di zucchero. Ti piace Teo la buccia? Mm? Ti piace la buccia Teo? Sì, sì. Prima ecco perfetto. È parte della che è buono preferito, ma no. Perché questa sarà soltanto buccia visto che ho tutto il cazzo. Lo ying e lo yang. Cos'è che dopo ti devo dare una valutazione? No. Lo sai che dopo le mani un coltello ma hai capito chi è che ha vinto questa sfida? Ricky, perché è l'unico che sta facendo una roba banalissima. Sì, è vero, io mi sto impegnando a fare la buccia, la marmellata di buccia. Cioè, senti, dire, casi, in confronto a me, anche il tuo non è che sia... Ah, guarda che io adesso le zucchine sarà per me un casino per... non so parlare. Per me adesso sarà un casino impiantare le zucchine. Lui è ottimo. Allora, ti presento. No, lo faccio vedere. Come si chiama morte? Lo ying e yang. È vero, deve andare solo che è... piatto, no? Solo che è lo ying e lo mort. No, lo ying e lo murt. Si chiama a fuoco, metto. Basta come frutta? Sono buccia. Allora, questo ti sembra buccia, mangia! Dimmi che sono buccia! Ma scusa. Chi ruba gli altri componenti deve pagare con la vita! L'ha rubato! Lo rimetto dentro se vuoi. Sì, tanto sono c'è lui che non frega. Com'è? No. È mango. Mango vuoi? Sì, fa schifo al cazzo. Che mango vuoi? Dimmi stop, mastro... Pasticcero. E pambi, basta. Ok. Resteremo qua un po'. Non c'è del fuoco? Piccolo? Perché farei? Ci devi mettere anche lo zucchero. Sì. Quasi puoi imparare a dirle prima! L'ho detto 8 volte! Dov'è lo zucchero? La calabria mi ha risollevato la giornata. Dov'è lo zucchero? Grazie. Lo zucchero è là dietro Teo. Teo, lo zucchero è dietro di te. Qui? Ah, sì. Non lo so. Solo senza zucchero. Ok. Dimmi stop, non chiudere, lascia aperto. Dimmi stop. Va bene. Dimmi stop. Basta, stop. Dimmi stop. Ma hai detto stop per caso? Stop. A me le cose piacciono molto zuccherate. Abbiamo capito chi è che perde questa sfida. Tu. Noi due. Ehi, le cose zuccherate sono buone, non come le altre cose salate fino a... Ragazzi. Allora, preferisco... È un diabete. No, esatto, io preferirei avere, non lo so, la pressione leggermente più alta che avere il diabete, però vabbè. Cazzi vostri, io preferisco il diabete tutta la vita. Quindi adesso ti faccio venire il diabete. Arriva il diabete.
Quanto ti piace il diabete da 1 a 10? È il suo preferito. Allora prendo 10. Allora è meglio che metto quello là in fondo. No, poco troppo grosso. Ma c'è il mango? Mango cazzo, prendo quello. Allora, vado a togliere la mia vita. Dove posso trovare un tale legno? Non ho bisogno di suggerimenti da parte sua, messer. Io ho cercato di fare delle cose molto, molto particolari. Però vedere Ricky che cucina bene, almeno. Ma cazzo, ma tu, il tuo sportello si... Allora, io spero solo che tu riesca a non bruciarlo, eh. Con tutta quella... Madonna, sei alta la fiamma. Tutto quello zucchero diventerà caramello. Me l'ha detto Teo. Teo, così alta la fiamma. Ma perché la sua sta diventando marmellata e la mia no? Perché così tanto fiamma? Perché non è pappa quella, bro, Casi, non è pappa quella che stai facendo, sono delle, è frutta che tu stai bruciando i lati. Domanda, che posso fare patate? Lui mi ha detto che potevo fare la marmellata di mango, ma preso per il culo. Sì, se lo triti che puoi farci la marmellata di mango. Cioè, perché volevo sgrattugiare la zucchina. No, me lo faccio. Teo, quanto ti piacciono i pezzi di mango interi dentro la cheesecake? Ma stai caramellando il mango praticamente. Sì. Ma il culo ha fatto quello che hai detto tu. Sì, ma non è vero. Stai dicendo una fesseria. Tu hai detto una cosa e lui ne ha fatta un'altra. Ma quello è il fatto che hai usato un coltello sbagliatissimo per aprire quel mango. L'hai stuprato. Oh no. Però guarda che... Oh, la mia ha una texture interessante. Tu stai vedendo la mia è uno schifo, non posso fare la marmellata così. Vabbè, spengo, ma arrendo. No. No, vai arrendo. Caramelliamolo! Perché hai tenuto la buccia, scusa? Perché voglio uccidermi. Oh, poi in pochi si fanno i cazzi, non mi piace. La mia... No, è carina. Guarda qua che balla. Come giocare sempre un paio di ricchi. Io ho le zucchine da metterci. E io sto caramellando il mango, visto che non posso fare la marmellata come qualcuno. Ma vale, tu devi star zitto che tu hai il mango e datteri, che è la coppia più figa di tutte. Sì, se ti piacciono il mango e datteri. Sì, ti piacciono il mango e datteri. A lui sì. Ma io non li posso assaggiare, quindi non so se il mio dolce è buono. Perché a me piacciono i mangi datteri? Ah, come non ti piace il mango? Come non ti piacciono il mango? E neanche i datteri. Perché non ti piacciono i mango e i datteri? Perché mi state soffermando tutti sul mango e non sui datteri che non piacciono a nessuno? Perché i datteri, a parte il fatto che non è vero, che io l'ho provato ad Abu Dhabi per la prima volta, sono fighissimi. Ma poi avevo mangiato quelli freschi. Esatto. Ho mangiato il bah. E non il tamer. Appena accolti dall'albero di... Scusami, io genealogico. Effettivamente io dimmi quando è la panna. Però dimmi... potrei utilizzare Teo, questo. Teo, devi fermare. Teo, dimmi quando è il momento di fermarmi. Perché qua mi sa che ci siamo. Non è meglio se però lasciavi il compost? Bro, Ricky. Ricky, perché non hai messo il compost in frigo già che eri lì? Perché... Devo lo scolo. Se lo sbatti direttamente in frigo, esatto. Nel coso nel frigo. Esatto. E lavori così più. Posso farti una domanda, Tio? Ma adesso che sto caramellando il mango, che ci faccio col mango caramellato? Lo metti sopra. Aspetta, fa sentire. Lo lascio andare ancora un po'? O lo taglio? Se non fosse bollente a 100 gradi Fahrenheit, ti metterei la mano. Però sai, c'è questa cosa che mi brucia. Allora, fai una cosa. Ricky, vuoi che ti dia una mano? Aspetta un attimo che ti do una mano. Aspetta, no. Ok, bravo. No, perché altro mi serve un altro. O vuoi che te lo tenga? Cosa stai bruciando? Il telefono. Una volta che lo metto posso anche lavare la pentola, nel senso. No, che faccio io. Porco Dio, ti sei bruciato? Stavo bruciando. Come sta andando qua? Ok, appoggia pure, appoggia pure, ci penso io. Ancora tipo per quante ore? No, il mio è bello, eh. Dai, un numero non precisato almeno. Oh, è bollente, levatevi tutti. Lattu. Brucialo, se lo merita a sto punto. No, mi ha dato una mano. Cosa ho fatto di male? Non ti sei levato. Scusami, testa di minchia, cosa ho fatto di male? Ho detto che mi hai dato una mano. Non ti sei levato, sto cazzo tu hai morto. Ok, vabbè. Dove la panna, bro? Non mi sfidare, crea un coltello, io ho dello zucchero bollente. Dove la panna, bro? La panna? Non lo so. Ma facciamo una roba utile, stacchiamo i... Facciamo gli stacchi. Però si sta ammorbidendo il mango, eh? Grazie al cazzo. Cioè sarebbe strano se...
Sarebbe strano se non lo vai che ci siano tutte queste bolle. Ma perché dovrei farmi la gelatina? Eh? Giro, ma non me la faccio nemmeno la gelatina. Non ce n'è bisogno. La gelatina va bene, vai. Faccio una roba diretta così, cheesecake, ma se smetto di girare, dopo quanto tempo si brucia? Subito. Ti piacciono le cose bruciate, Teo? No. Non particolarmente. Beh, scusa, Rita, ma è stato che di peperoncino, ma le cose bruciate non puoi sopportarle, eh? Oh, pizzatella! Preferisci un tumore? Scusami, qual è il colore originale? Perché qua si sta scurendo un po' troppo. Basta che non diventi nero. È diventato una pera, praticamente, il colore. Non è più un mango. Una pera. Oh, il mio... Ti piacciono le pere? Sei stato bravo. Grazie! Hai fatto una bellissima cheesecake normale. Bravo, perché mi piacciono le cose neutre. Ah, bravo, Ricky. Quindi sei senza sesso? No. Quella è asessuale. È un po' troppo. Beh, neutro di così. Sì, per quanto adesso lo ghiaccio. Ti direi una cosa. Smettila, vattene a casa. Non voglio avere più. Aspetta, Scusi, così effettivamente la brustolisci. Grazie per la delicatezza. Grazie. Vuoi girare tu? Mi fai un favore, Casey, dato che la tua forza è quella equivalente di due lemuri, potresti metterti a mischiare la mia, che tanto non c'è bisogno di tanta forza. Non è composto praticamente dove si trova. Cazzo, due lemuri però ce la fanno, Ale. E io sono quello di bambino. Cosa che devo mischiare? Quella là, il composto che c'è nell'Absolute, nel bicchiere dell'Absolute. Da porca. Vabbè ragazzi, io direi di fare un bel brindisi a son di... Malibu. Ok, ci sta. Prepari 4 sciottini, Teo. Grazie. Ecco, se fossi stato ubriaco avrei cucinato meglio, lo posso assicurare. Dove che stavo? Da ubriaco devo dire che cucino molto bene. Oppure sono troppo ubriaco per rendermi conto che cucino una merda. Può essere. Però se anche voi fosse stato ubriaco avreste detto che è buono questo piatto. Ve lo assicuro. Infatti si è cercato di ubriacare il giudice per non farlo soffrire troppo. Però un solo sciottino mi sa che non basta. No, ma questi non sono soltanti per te. No, sono tutti. Ma a me il Malibu non piace. Te lo fa piacere. Dato adesso che ho mischiato, cosa devo fare? Col cucchiaino troppo piccolo per il bicchiere troppo alto? Aggiungerci un pizzico di sale, non troppo. Vabbè. E un pizzico di peperoncino. Ma l'ho notato anch'io prima perché mi utilizzato bianco su. Io? Dica. Questa non è colpa di Ale. Hai messo più sale? Lo stai sabotando? No! Non lo farei mai. Metto un goccino di sale, dimmi stop. Vai. Quanto volete ubriacarvi? X, stop. Fanno tutti uguali. Metto un goccino di pepe, dimmi stop. Pepe? E peperoncino. Ok, vai. Vai. Abbonda. Allora. Dimmi stop, Nattu! Stop. Così è abbastanza caramellato. Penso che ci sia più peperoncino in questo. Non credo però che... Non doveva caramellarsi. Non poteva fare altrimenti, dato che non l'ha nemmeno triturato. Ma qua sono tutti pronti a giudicare, No, a pezzi, no, non riesci così poco. A meno che non ci aggiungi un po' d'acqua. Aggiungi un po' d'acqua. No, non devi aggiungere. Sì, un po' d'acqua almeno si raffredda e evita di cristallizzarsi troppo. Ma appunto, se lo raffreddi... È troppo caldo, potrebbe essere freddo. Vabbè, quello là si mette in freezer. Però è buono. Di sapore ci sta. Lo trovare il mio. Ok, grazie caro. Puoi rimetterlo. Se volevo far girare le cose, sono tutte le palle. Ho visto. Sono diventato aiutante. Passa al gusto. Oddio. Senti, ti riparo. Sì, ma scusa, ma almeno potevi, se devi mettere la buccia, non mettere la parte con l'inchiostro. C'è un po' di Frank in quella, in quel mango. Senti, ma mangiati un nato, stai zitto, vaffanculo. Questo è per te. Ah, guardate che l'inchiostro fa bene! Biombo. Tanto chi è che lo mangia questo? Non io, non lui, ma tu! Ah so, però ma è buono! Allora, adesso ti do l'unica scelta che puoi fare sul mio piatto. La vuoi la parte con l'inchiostro, sì o no? No. Ok, sì, perfetto. Ale, mi passa un cucchiaino? La vuoi un pezzo di buccia, sì o no? Possibilmente no. Possibilmente sì? Quindi grossa buccia per te. Doppia buccia. Mm.
Potremmo andare in pausa. Sì, andiamo un attimo in pausa. Non toccate la pentola. Facciamo una roba. Che mettiamo intermission solo, ma non ci dovrebbe essere. Togli il mic. Ok, sono tornato. Poi il burro? No. Allora, scaldaci un pochino di pane. Ok, siamo tornati. Ma te non hai più la gelatina? Siamo buoni. Ok, allora, tu non hai più la gelatina. Come, è finita la gelatina? Vabbè, ci butto direttamente dentro un po' di vaniglia. Vabbè, sì, metti quella, poi fai. Buttacela a freddo. Eh sì, infatti tanto non serve scaldarla se non c'è la gelatina. Ok, poi ma non. Non sta cadendo. E devi dargli dei colpettini. Ma proprio cade a gocce. Sì. C'è un motivo se cade a gocce. Quante gocce ne metto? Una, ma la vaniglia fa schifo, quindi perfetto. Ma ti piace la vaniglia? Sì. Allora ne metto due. Però visto che di te non me ne frega un cazzo, resta una. Cristo. Così. Ricorda che la cucina è come la grafica, non devi fare quello che piace a te, ma quello che piace al cliente. Ok, due. Sì. No, scusa. Non posso adesso. Qua mi viene mettere. Ne ho messe tre, o forse quattro. Allora, qua. Ho preso le ho proprio già di no, davvero. Non è buona. Non è che non è neanche così tanto male, soltanto un po' fatta dietro, dopo un po' quando perdi la zucchina diventa ottimo. Vero. La zucchina gliela metto in posto. In posta. Gliela metti dentro la zucchina? La zucchina. Sarebbe bello se che fosse non passa la cosa diventa iconica. No, questo glielo posso infilare dentro come cosa? No, non mi togliere il divertimento, questa è la parte migliore. Quella che non sai fare. Beh, differenza di che non sono stato io a sborrare per tutta la cucina. Mi aggiungi un po' di panna? Sì, non sono stupido, spendo. Ancora. Basta, basta. Allora, Teo. Ho detto. Va bene, hai detto basta. Teo, domanda. Sì. Devo fare la stessa cosa che ho fatto con i tamponi con la zucchina. Sai che non lo faccio. Anzi, domanda, può funzionare? Guarda il mio esempio, no. Se è una tagliella sottile. Esatto, esatto. Però che cazzo di. Se fa adesso la tocca con la zucchina si fa un po' sopra, così magari però. Non è barare. Allora, non è barare perché io la grattugio dentro. Devo scolare qualche indietro. Sopra. Topping. Gira. Poi io sono sopra. Capito? Però il primo boccone lo senti. Gira. Tanto ormai credo che. No, gira quello. Chi vuole uno sciottino? Sì, volentieri. Aspettiamo un attimo casi. Aspettiamo casi, anche se in realtà non vorrebbe avere lo sciottino. Questo è quello che ha la consistenza migliore. Sì. Grazie, ti voglio tanto bene, sei un'ottima persona. Non ti minaccerò più di morte. Forse. Forse. Non prometto. Beh, paragonato al mio. No, sono buono.
Perché se no, il tuo è rosso. Il mio è rosso e il rosso è giallo, c'è un po' di maionese e un po' di pepe. Dunque, carissimi, direi che possiamo bere. Sì. Quindi, perché se non beviamo noi, non beve nessuno. Anche grazie. Sapete, è un po' triste dire che si cucina meglio da ubriachi e non da sobri. Beh, finché non lo sappiamo. Ed è ancora più triste che la verità. Bene. Quindi, signori. Aspetta, ha pensato l'avresti già bevuto. Aspettiamo che tu finisca. Attacco di Parkinson, perfetto. Un po'. Sì, un po'. Vabbè, c'è più mango del normale, almeno. Perché il mio vuole essere salutare, più frutta. Incoraggiamo i bambini a mangiare la frutta. C'è più inchiostro, più buccia. Io, spustate che vieni qua, che vediamo tutti quanti nella stessa linea. Che bello. Vieni qua, tu. Io. Ah, come di solito, ogni volta che noi cuciniamo dobbiamo farci lo sciottino della sfida. Esatto. Cosa vuol dire lo sciottino della sfida? Non è la prima volta che cuciniamo qua e non è la prima volta che facciamo lo sciottino di Malibu quando cuciniamo qua, quindi... Ormai tradizioni. Casi. Carissimo. Allora, col palmo! Io vorrei fare un brindisi alla nostra sfida, che vinca il migliore, ma soprattutto un grande brindisi al ritorno di Casi nel podcast da ogni mercoledì in chiamata con noi. No, quando mi avete raccontato questa roba, io non c'ero quando ne avete parlato. Ma quanto pare. E finalmente potremo riutilizzare le grafiche con 3 videocamere, perché Burgo le ha fatte e noi le abbiamo pagate e quindi noi le usiamo. Esatto. Ti piace? Sì, però prima io ho usato uno stizzichino, prendi lo sciottino. Ma cosa vuoi brindare? Ho quasi convinto, ragazzi. Male contamento. Cosa vuoi brindare, Casi? Vorrei brindare soprattutto alla... Salute. Ma ti chiami Casi? Stai zitto. No, anche sto Casi, infatti. Casi. Assolutamente. Brindiamo. A un nuovo ritorno. Per l'inizio di una nuova era. Una nuova era. Non ci crede nessuno. Per una nuova era. Vincere! No! 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 Cin. Non volevo, ma è uscita sbagliata. La testa di cazzo. Oh, comunque ricordatevi, noi vinceremo, eh. Italiani. Perché noi siamo nati con Casi. Casi è parte di noi e noi siamo parte sua. Cosa? Mi ha chiesto perché stiamo facendo. Sì, ma questo per primo non saperlo come siete parte di me. Quale parte precisamente? Il buco del culo. Sfortunatamente. Avete una brutta vita. Casi. Sì? Secondo te perché sei così grosso? Qua? Il buco del culo. È per quello che ti dico che ti è andata male pure a te. Perché io ce l'ho grosso, non mi sembra. Il buco del culo. Bello spanato. No, cazzo, visto che tu sei mio cazzo, sei tutto pure tu. No, io so del buco del culo. Allora, proposta, visto che... Praticamente siamo pronti. No, aspetta, visto che... siamo pronti, io sono qua all'inizio della ricetta. Allora, proposta, visto che... No, l'atto rimane anche te qua. Visto che, ripeto, noi siamo nati con Casi, noi siamo nati come trio e per la prima volta, dopo tanto tempo, siamo qua riuniti. Perché tu, Ale, qua, non vedi sul canale da prima di aprile, perché noi l'anno del Parliamo nel Podcast l'abbiamo fatto senza di te. Oh no, che peccato. Io ti avrei tenuto nel vederti così sporadicamente sul canale. Perché? Perché ci sia un ritorno? No, non dico ritorno, ma una volta ogni tanto potresti passare tipo c'ho voglia di fare una call. Fa schifo al cazzo la crema, eh. Io te lo dico, ti consiglio di non mangiarla perché è troppo salata, però fai quello che vuoi, la vita è la tua. Mettici troppo salata. Puoi metterci il... Perché è troppo sale? Perché c'è troppo sale! Chi è che ha messo il sale? Hai messo il sale? Aspetta, vero, in questa non c'è il sale. Allora perché è salata? Perché è salata? Latto? Io non ho toccato niente. Io non ho toccato il sale. Io sono stato fermo, ho fatto la mia porzione e me la sono anche finita.
Io non ho messo il sale perché è salata. Vabbè, comunque detto ciò, io direi di fare tipo un micro episodio del podcast, però solo voi due. Solo noi due? Solo voi due, esatto. Impostate tipo un micro episodio mentre Casi cucina. Ma perché stai decidendo per noi? Cioè, questo di cazzo non lo conosci? Vabbè, visto che ti piace la maglia, te ne metto una goccia in più. Ok, va bene. Mi siedo allora. Metti se è stato, mettici l'ultimo ormai. Buonasera. Buonasera. Ma questa è forte? Bentornati. Ma quanto è forte? Bentornati all'episodio. È molto forte? Perché lo stai facendo? Ma è davvero tanto forte questo? Per carità di me che si mangia una cosa intera di vaniglia fortissima mi fa morire dal ridere. È salato. No. Che aspetti. Allora, però mi sarà carino da vedere. Mi dispiace che questo mango sia stato stuprato da casa perché è buono, cazzo. Però è un po', fro. A chi piace? No. Non è un po', fro. Eh? Non è un po'. Tagliatelo. Certo, c'ha mezzo mango intero. Tanto, l'ha sbucciato casa, lui ci ha messo la buccia nella sua. Sai che forse utilizza soltanto lo zucchero e il sapore di mango? Raga, sono un genio! Sono un genio! Ma cazzo l'avete detto? Zucchero al sapore di mango, questo è il futuro, zucchero insaporito, ma voi che volete capirne? Però lì fa soltanto pasticceria, non capisce un cazzo di dolce. Aspetta. Poi devo dare estro a mio genio. O genio a mio estro. Sono di cetriolo. Non so di cetriolo. Sono di mango. Il mango sa di cetriolo. No. A parte il fatto che l'hai aperto in maniera più sbagliata perché tu, Ale, per aprire il mango devi tagliarlo a metà. E poi signori, il sì. Mango caramellato, il problema è che è buono. È un pochino, esatto. È un pochino andato a male. Cioè. Assaggiamo un pezzo, è buonissimo. Sarebbe come io senza buccia. Ma dai. Aspetta, mi hai dato il pezzo con l'inchiostro. Sincero, no, ti ho un pezzo a caso. Sincero, potremmo andare avanti così all'infinito e non concludere assolutamente nulla. Dai, vengo pure io. Oh wow, ok. D'accordo. Tu piazzi qua. Bentornati a questo episodio fantastico del Parliamo di Cucina. Allora. Non cade lo zucchero. Ci si sente? Direi sì. Ciao. Allora, qualche momento ci porta a casa qua. Niente, perché voleva fare una live con noi, in realtà voleva cucinare. Sì, in realtà mi ho fatto anche un pacchetto di sigarette, se voglio dire. Io sono qui solo. Ricordiamo, lui è venuto qua solo per questo. Se sei qua è per merito mio. No, sei qua perché io ho proposto di fare la torta prima di tutto. Ha proposto di fare la torta, effettivamente. Vedo che sulla torta non è molto ferrato. Non è la torta che volevo fare io, la cheesecake ha soltanto cake nel nome, cioè la rendo la torta. Boh, Teo? La forma è. Stai zitto! Sei pane di giorno che cucino! Ti piace questo dolce? Sembra questo pezzo di zucchero rappresenta un uccello. È un condor reale che su non so cazzo. Ma non c'è minaccia da vicino. Esatto, quella era la fenice. No, ma mi hai scolato la sedia. Ah, infatti ho un po' bisogno di sedia, mi fa male grande. Mi dai messo un po'. Mi resti un. No, fra. Cos'è successo? Si sta fottendo tutto. Oh shit! Ah, però prende ancora i miei movimenti. In ritardo li prende. Nomine dictum. No, non puoi già. Allora, sei ripresa. Ok. Ma le verso un po' adesso che prendi.
No, la bottiglia adesso qua. Prova a spostare l'asciuttino locale. Ha messo forse troppo peperoncino. No, più indietro, non lo prendi in centro. Per noi è di sinistra. Non hai ancora visto nulla, non hai ancora trovato l'esperienza magistrale che c'è secondo dentro. Con queste frasi sembra che lo devo toccare. Figaro, ok, aspetti un attimo che faccio tutto quante cose belle. Potete...
Siamo tornati dopo i mesi di inattività. Mesi? Mesi. Mesi? Anni. Anni. Mesi? Anni. Mesi? Anni. Giorni? Giorni. Eh? Vedo che mi sono cercato. Ma non portiamo contenuto. No, comunque, ironicamente, anzi non ironicamente, scusami. Scorsa live abbiamo fatto 3-4 follower e una sub quando abbiamo cucinato noi. Arriva Casi, niente di niente. Guarda che Casi che porta male. Ma io vi faccio divertire. Magari perché c'è scarsa organizzazione quando c'è Casi. Vero? E le cose durano di più. No, vero. Comunque detto ciò, Ale, tu non hai ancora fatto uno statement, cioè noi lo sappiamo il motivo, però non hai ancora fatto uno statement ufficiale per la quale hai lasciato il podcast, no? E la gente non lo sa, cioè immagina, però non lo sa. Beh, serviva un'ufficializzazione della cosa. Mi piace stare a casa. Eravamo in video call. Esatto. Cosa? Eravamo in video call. Quando? Quando facciamo le live del pod in generale. Mi piace stare a casa senza internet, senza telefono, senza computer. Ti eri rotto il cazzo, dai. Dovrò fare il monaco. Diciamo che ti eri rotto abbastanza il cazzo di fare sta roba qua. No, io sono una persona adatta ad interfacciarsi con la gente tramite un computer senza guardarlo in faccia. Sono andato per questo. In realtà noi ci guardavamo in faccia. Ci guardavamo in faccia, avevamo le video. Beh, vedere sempre le solite vostre facce. Dov'è il mango che ho tagliato a forma di testa di coniglio? Mi sento un po' in soggezione. L'hai mangiato? Eh? Il coniglio fatto dal mango, l'hai mangiato? No. Sarà bugia? Non fai vedere consiglio. Questa zucchina qua non si cuocerà mai. Non mi fido di te, Rattu. L'hai spostato tu il mango? No, toccato. È stato Rattu. No. Per forza, legge divina, siamo in tre. Siete in tre. Senti, sei tu che hai maltrattato il mango, probabilmente te lo sei anche mangiato nel mezzo. Io non lo sapevo. Ce la faccio a spezzarlo così. Vediamo un po' se riesco a spaccarlo via, perché è abbastanza maturo, quindi non so se... È scivoloso. Adesso che farò un'acqua alla... Faccio da scudo, difendo te, così nessuno può vederlo. No, per qua c'è. Poca, l'hai vista? Mi serve un coltello, posso prendere questo? Solo che, vabbè, giustamente la zucchina... Ah, la prendere questo. Prima di raccontare un buon secondo. E poi dopo magari uso soltanto queste qua perché le altre non si cucinano. Posso perché rischieresti di morire te, perché per autodifesa io effettivamente... Ma chi? Ma tu, non sei pericoloso! Io uccido! Chi? Tutti. Non mi toccare! Polizia! Questo è stupro! Dei tuoi pezzi di frutta, ma persi. Cazzo, effettivamente, sai qual era un giorno mentre tornerai a casa a piedi, una macchina nera. Sì, sapete qua qual era l'ingrediente più bastardo di tutti? O la mela o la banana? Popo? Fai tu un cheesecake alla banana. Teo, vuoi la parte con l'inchiostro o la parte senza inchiostro? Senza, possibilmente. Con o senza la buccia? Senza. Con perché per motivi artistici non lo devi mangiare, quindi stai zitto. Una banana doc. No, con la banana. Mussare una minchia. No, con la banana la caramellizzi, gli ci fai la marmellata. Una mela, penso. La mela sì. Una mela uguale. La mela sai come l'ho fatta? La mela l'ho fatta in padella con lo zucchero di canna, il burro. Bellissimo, sembra un'alga! Bellissimo! È ancora un po' liquido. Che buono, è ancora un po' liquido, ma... Sì, ci sta. Mi piace. Mi piace. E qua il covo sulla terra in mezzo alla nebbia. Mi piace. Si chiama Corvo a Milano. Corvo a Milano. Beh, perché ci sono i corvi a Milano, cioè? Sì, appunto. Era una battuta? No. Perché sarà detto una testa, ma cosa è caramellizzato tutto quanto? Ma perché lo stai tenendo qua fuori? No! No, perché volevo ficcarci dentro. Così? Cosa? Caso. Così? No, calma. Un po' di alga, l'alga che spunta. Vuol dire che tutto questo è che è la decorazione? Non è la decorazione, le sto cacciando così perché adesso spengo il fuoco e le sistemo bene. Per toglierle da. Fuoco caramello!
Che bello vedere la faccia di latte, mi sta davvero piacendo. Sei zucchero filato. Perché non di caramello? Perché sei più di zucchero filato che di caramello? Cioè, il caramello è più buono dello zucchero filato. Sembra un mare di sangue con le alghe. Due sembra un cappello. E invece è, invece è un cappello. Ma l'hai fatto sulla stessa padella con cui hai fatto no, il lampo? Nuova! Effettivamente era una buona idea farlo su quello dei lamponi, però. No. Sì. E mia aveva. Senti. Ne ho la zucchina, questa qua può andare. Così esatto, sono allora, Teo. Ci stanno i pezzettini? Potevo fare diversamente. Dentro. Teo, non... Dentro. Come gli faccio, scusa? Teo, non potevo fare diversamente. A parte l'attacco di... L'attacco di Calabria che mi è venuto appena ho visto la... No, ho capito, ma hai messo di peperoncino tu di un Calabria... Da Calabria, mi sei sì. Bisogna tentare proprio la... Sì, ho capito. Sono... La salinità soprattutto. Vi consiglio dell'acqua durante la digestione. Sai, no, anche mezzo pugliese, ma quello m'ammazza. Sei mezzo pugliese? Sì, è mezzo pugliese. Beh, effettivamente lo so che non è... Beh, se sei troppo pugliese a morire per l'anduia, vai tranquillo. Che non è il mio nome. Lo salvo è tipico nome alto tesino. Sì, esatto. Basaldo. Basaldo. Anche Matteo, tipico nome del nord. Chi è Basaldo? Sì, Matteo, ma mica mi piace sederti, però. Ti chiami Basaldo? Mica mi chiamo Ciro. Scusami, ti chiami Basaldo di cognome? No, lo Savio! Ah, lo Savio. Non ho capito Basalto. Basalto. Esposito. Voglio far cagare. Da dove ho preso questo pezzo? Non me lo ricordo più. È un labirinto questo mango, va a far culo. Scrivi. Cos'è il testamento? Sì. È M. I. L-A-N-O? No. Scrivo con l'altro. Sto davvero scrivendo. Sto inviando a nonna lista delle case di riposo. Che? Adesso devo capire da quale parte ti devo fare un orecchio. Un orecchio? Vabbè, da tutto sto pezzo. Stai scolpendo il... Ma allora... Sei per caso lo Yagu del mango? Yagu? Yogurt. Yagu? Yagu. Ma così non conoscete Yagu? No, nessuno. Quello di Olo Live. No. Olo che? Olo Live. Olo Live. Ah, adesso le conosco. No, mai visto. Olo Live. Ma tu sì, ti faccio vedere le clip. Yagu, sì. Yagu è praticamente uno degli scultori più famosi in Italia. Ah, aspetta, è quello che imita Michelangelo. Che le sue sculture sono realistiche, le fa ancora, sì, una vecchia chiesa. Sì, esatto. È lui. Scusa, il nome così particolare non me lo viene in mente subito, sai, tutti i giorni incontro gente che si chiama Yagu. Cosa dici tu? Allora, non so di cosa stiate parlando. Di un scultore. Fatto da The Happy Project. Sì, esatto. Penso la stesse buttando per terra di guardarmi il cazzo. Non mi sembra una grande idea. A me sì. Beh. Possiamo essere denunciati se ti fuori il cazzo? Sì. Beh, adesso sono qua. No, è diverso. Vieni denunciato, noi ci centriamo. Anche in che pezzo lì sono... Anche quelli maschili. Sì. Oh no. Questo lo sapevo, non sapevo del cazzo. Pensavo che il cazzo ti potesse mostrare i capezzoli. No, ma il cazzo forse sì, chi lo sa. Magari quelli di Twitch hanno un fetish orribile verso i capezzoli, li preferiscono il cazzo. Si può dirlo. Finché non vieni visto... Qualcuno ha uno stuzzicadente? No. Non è stuzzicadente? Basta spezzare lo stuzzicadente là. Spezza quello. No. È un albero. Questa rappresenta la natura. Non te la muore. No. Cazzi tuoi. Un albero. Morto, va bene, così lo dice a tutti i colici. Poi, sasso. Un condor reale. Condor. Visto da molto lontano, non quindi condor, non condor, ma condor. Un condom. Condom.
un condom reale. È per questo, ho usato per questa cosa. Marca. Non facciamo pubblicità. No, ma ci sono rimane che ti piace tanto. I condom del parliamo di podcast con la faccia di Casi. Bro, oh, e quello sarebbe l'essere. Poi una montagna. Poi XL e Ricky. Poi sono M. Teo è M. Per la regola della L. Questo qua è la legge della L. Allora è? Esatto. Un sasso. E questa sarebbe una volpe, se ci fosse uno stuzzicadente fare. Ma era un coniglio o una volpe? Sta diventando una volpe. Hai degli stuzzicadenti? Te l'ho appena detto, no. Fai lavoro in serio? Sì, ero serio, non so che siano. Quindi ci sono o non sono solo? No. Entrambi. Allora, io lo appoggio, se tu lo tocchi cade tutto, quindi mi devo toccare. Come lo mangio? Lo finisce. Cazzi tuoi, non so ne mangiare. Allora, se volete, vi posso fare un... slash Q&A. Una! Ok? Una! Allora, non puoi dire che mi manchi la creatività, però, eh. Un punto in più. Il tuo è più decorato. Non è vero. No, è strano, perché tu mangi la zucchina... Scusa! Tu hai fatto una scultura con un frutto! No, allora il mio resta più decorato, il tuo resta caramello. Sa di zucchero. Mi dici che è salato senza che ci ha messo anche il sale. Senti, non è colpa mia! È colpa sua, era solo il formaggio! Allora, ragazzi, scrivete qua tutte le domande per il Q&A. Vediamo. Vai. Steppi. Sarebbe molto brutto l'atto, non è vero? Adesso noi tutte le Stepney sostituiamo con... Oh, tanto peggio di così non conta. No, vuoi davvero? Ale. Dica. No, Casi. Quante paia di occhiali hai mai cambiato in vita tua? Due. Questo è il secondo o il terzo? Secondo. Fai fare la intro a tua nonna o a tua mamma bella. Non ho capito, dovrà essere i miei parenti belli e la intro deve essere bella. Non c'è grammatica. A quanti anni hai fatto il primo video barra live? 16. 17. 17. 17. Per noi l'atto è molto più basso in età. Lo so. Quando ti scappa pipì e non hai voglia di andare al bagno, la fai nei bicchieri? No, solitamente mi piscio addosso. Ok. Oppure se c'è qualcuno vicino che deve aprire la bocca. Tipo il resto viene da sé. La Golden Rain di Zio Paperoni. Urla fuori dalla finestra alla Kelb molto forte. Alla Kelb? Che sarebbe? Non lo so, l'ha scritto Gabriele Fedele 8 anni fa. Beh, io non ho la voce, non posso urlare, mi dispiace. E beh, allora vai in finestra e gli di solo alla Kelb. Quando alla... farai... No, magari è una cosa brutta da dire, non dovrebbe neanche dirla. Quando farai l'intervista a tuo nonno, è la 40esima volta che te lo chiedo, rispondi per favore. Mio nonno è morto. Non è vero, non l'ho incontrato. Mi hai incontrati due? Uno sicuro. Ma te lo posso dire che l'altro è morto. Quando avrai il PC nuovo, farai una serie su COD, magari, magari con dei tuoi fan tipo me, haha, bella Casi. Quando avrò il PC nuovo, ci caricherò sopra 30 porno contemporaneamente e farò una live stream. Bello. Su che canale? Su Pornhub. Su Twitch, si può bannare. Twitch Pornhub Live. Sì, perché no? Ciao Casi, Pornhub Kids. Cos'è? È un meme, non esiste, almeno spero. Grazie a Dio. Ciao Casi, volevo chiederti, ti piace viaggiare? Se sì, quale posto vorresti andare a visitare? Ciao, sei un grande. Un paesino in Nord Italia o la riserva di Natale? Casi, ti va di fare una serie su questo gioco? Questo sì, cioè, ma non abbiamo scusa finito di fare la cheesecake, perché stiamo perdendo? Perché la deve mettere in freezer. Ah, ah, davvero? No, vabbè, non deve mettere in freezer. Aspetta, non è fermi, così tanto fermi, liquida. Fermi. Ma anche tu l'altro non lo... Aspettate, fermi tutti. Prima mi devo... No, è abbastanza solido. Ma pensavo lo versassi dentro, ma ormai dentro quello di latte. Lo posso fare? volendo sì, è la tua ricetta. Cioè, non metterne troppo. Se no diventa liquido, se no devo però effettivamente lo dovresti mettere in freezer. E infatti oggi mi fa: oh Ricky, senti, ma dobbiamo andare a comprare il room per la cheesecake. Ah, lei, guarda che non c'è la voglia del codice. C'è la patata, la prima. Niente. Hai messo adesso giusto un concetto. Ok, adesso bisogna del freezer. Ma prima. Zuccherose.
Casi, hai mai provato Far Cry 3? Voto a Battlefield 4, bella Casi. Cos'è che ho provato a fare? Far Cry 3 e un voto a Battlefield 4. Far Cry 3 ho visto dei video, sembra abbastanza carino. Far Cry 4... Battlefield 4 no, come hai visto. Canzone preferita? Mi gorilla di sempre. Sotto cazzo non vuoi mettere. Sick Boy. Sick Boy. Dei... Lato, questo è per te. Hai tanti iscritti, ne sarai di sicuro soddisfatto, ma quanti iscritti vorresti riuscire ad arrivare a tutti i costi? PS, sei un grande. Almeno 1000. Già, nei 3000 su Instagram, quindi... Non è un numero che non è un numero a cui devo aspirare per forza. È diventato Natale. Quale gioco aspetti con più ansia? Sei un grande. Teo. Quale gioco aspetti con Teo. Più ansia? Teo, rispondi alla domanda. Quale gioco aspetti con più ansia, virgola, sei un grande? GTA 6. Casi. La domanda viene dal fatto che sono in Toscana da una settimana. Mangi il pane salato o sciapo? Non mangi. Hai potuto raccontare. La colpa di nasce. Lattu, sì. Qual è il ricordo più divertente che hai fino a quando avevi 7 anni? Più divertente che ho da quando avevo 7 anni? No, fino ai 7 anni. Cioè, no, sai che ho comprato 7 stop. Anni. Non ho mai avuto ricordi bene. No, scuola natura. Sì, allora non ho avuto ricordi bene. No, devi prendere la condanna di sorrentino. Casi. Conosco un Davide Sorrentino. Che 8 anni fa scriveva nel Q&A di Stefani. Va bene. Casi, calciatore preferito. Da bambino Kakà. No, adesso. Ma che non importa, era fuori. Mi bravo. Mio mister, giustamente. No, non seguo il calcio, semplicemente perché picchia gli avversari giù come se fosse il dio del calcio. Casi, attore porno preferito. Attore, non attrice. Beh, ne hai uno solo sicuro. Ne hai due. Beh. Una cosa. Ne hai due. Coi pop non so mai il nome degli attori. Bro, ma... Ah, perché ti guardi i pop? Poi ci guardi due volte. E quindi in quel caso sarebbe Casi stesso l'attore. Se no c'è... Scusa, un predatore di Dazzas. Che è... Come si chiama? Johnny Sins. Non è il mio attore preferito. È l'unico che vuole uscire. Madonna di Dio! Che è? No, mi piace anche molto. Ha un nome, lo giuro. cazzo! E il pollo, Giorgi? Cioè, è il bambino africano che non ha un nome. Giorgi? Quello magro! Daddy Long Slang. Cazzo è? No. Minchia, sei fissa con quel gioco di merda? Di Binding of Isaac. No, Daddy Long Slang. Anche Daddy Long Slang mi piace. Perché sembra il nome di un psicopatico? Non lo è. Non lo è. Sì, ma... Vabbè, non ce l'hai, quindi. Vabbè, Teo, cosa ti ha deciso a creare un canale YouTube? Ciao, Teo, sei un grande, continua così. Bro, ti lo metto. L'amore dei miei fan, che non avevo, che non avevo, dei miei possibili fan. Non è abbastanza freddo, lo posso dire ancora? No. Te lo dico tutto il tempo. Grazie, ma no. Cioè, intanto anche se diventa troppo... Perché non lo metti in frigo? Mettilo di fianco e togli... Esatto. Cos'è quella roba? Ma poi perché dovresti congelare le ampolle? Perché se così freddi. E poi così non si... Posso averne uno? Ma servono... Ma almeno li usavi per la decorazione. Infatti. Così mangi. Ah, io ho messo tanto marigù e tanto zucchero. Cioè, ho visto. Ti piace il zucchero vero, per caso? Non così tanto. Non così tanto? Ovviamente sono cazzi tu adesso. Io mangiavo tutto il zucchero, perché non puoi prendere una cucchiaiata e arrivare al fondo. Però ti mangio tutti gli strati. La tu, qua ti chiedono. Farei mai Payday 2, Assassin's Creed 4, GTA 5, MotoGP 2013 e WWE 2013? Payday 2 l'ho già fatto. Con Teo. Al Games Week. E anche GTA 5 l'hai fatto con me. E GTA 5? Ti tocca fare il MotoGP 2013. No, non ci tengo.
Però tu non rispondi a nessuno. Genere musicale preferito, rap. Fanculo, scelgo io. Hai mai fumato? Se sì, lo fai costantemente. No. Davvero? Davvero? Ah, io ho memorie molto diverse. Quello sei tu. Ma non lo sai che... Quello sei tu, fino a quando... Hai qualcosa da dire in quanto prima che dica tutto? Dai, vai, vai. Tocca a te. Quanto fumi al giorno? Teo, quanto fumi al giorno? Teo! No, no! Ricky, quanto fumi al giorno? Zero! Teo! Ma, Teo, quanto fumi al giorno? Una foresta amazzonica. Oh, più di te, è incredibile! Puttana, va bene. Qual è la situazione più brutta, no? No! Ma tu, ma ripidi sul tavolo! Tanto c'è lo zucchero, su cazzi suoi. Aiuto. Ricky, come fai ad essere sempre positivo anche quando vedi tipo un video? No, non è come... me stesso. Non è mai positivo. Io mento a me stesso. Non passerà attraverso le gambe. Ricky, fai un episodio in cui spieghi come costruire una casa CM si deve. Allora, prima di tutto... Ok, grazie molto. No, 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 fermo, fermo, no, 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 fermo. Allora, no, 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 sulla tua amica stupratore sogni comunque no, misogeno allora, bigiogeno bigiogeno sordo pure però va bene sordo o un molestatore sordo è peggiore perché quando la ragazza uno lui non la sente e continua no comunque stai chiedendo come si fa un'impresa edilizia? No, una casa, appunto. Una casa? Allora, hai chiesto la persona giusta perché sai che io sono mezzo di Bergamo, quindi ho esperienza. Mezzo. A casa mia mezzo di Bergamo, un cazzo di niente, andarci in vacanza non ti rende mezzo di nulla. Ok, ma nel momento in cui ho passato mezza mia vita in vacanza... Non ti rende mezzo di nulla. Mezzo ai muratori bergamaschi. Esatto. Allora, prima di tutto, devi prendere una betoniera. Ok, grazie. Lattu, quanto ti meriti fortunato da 1 a 10? Meriti. Meriti. Quanto ti meriti fortunato? Meriti. Cosa vuol dire? Quanto ti meriti fortunato da 1 a 10? Te lo leggi cosa c'è scritto? No, non sto dicendo che non ci sia scritto, sto dicendo che non ha senso. 6. Più. Meriti poca fortuna per te. No, sufficienza. Giusto nella norma, credo. Oh, questa è una domanda interessante, il gioco che non sto aggiungendo nulla. Teo, qual è il tuo sport preferito? E perché il cricket? Hai mai fatto sport? Sì, sì, raccontaci le tue esperienze sotto la doccia e le penetrazioni anali. No, aspetta. Punto. No, dopo tutto non c'è un cazzo, solo dobbiamo fare le domande. Raccontaci le esperienze. No, iniziamo, in ordine, il tuo sport preferito? Il mio sport preferito? League of Legends. Bicicletta? Biciclismo! Hai mai fatto sport? Bicicletta! Sì. Tipo? Karate. Sotto, che... sotto le docce del judo. Faccia calate! Del giodo! Del giodo? Del dojo vuol dire? Del dojo, bravo! Le palestre del giogio. Del giogio, sì. Sotto le docce del giogio. Sì. Che esperienze hai avuto? Principalmente lanciavamo i calzini dalle ragazze. Vero, lo facevo anch'io. E a livello anale? Era molto preciso con i calzini. Quindi è penetrato analmente delle ragazze con un calzino. Dall'altra parte del muro. Sì, si chiama su per casa mia. No, nel momento in cui è casuale. Esatto. Immagino. Lattu, perché hai deciso di prendere un cane? Di che razza? No! No, non si dice! Prossima domanda, razzista. Non ho un cane, però vabbè. Triste, non ho un cane. Considero Penny il mio cane. La storia di questo. Gatto? Sì. Bello. 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 Oddio. Vai. Sei tuo suicidio adesso. Vai. Vai. Domanda per tutti. Per tutti. Sì. Ma se esistono i messicani. Esistono anche i messi gatti? Perché non esistono i Ronaldo gatti? Sai Ronaldo gatti.
Prossimo. CR gatto. CR mio. Aleti. Fumi. Hai mai fumato? Perché sei presa? Gancia. Bevi. E ti giuro che c'è scritto. Puoi confermare. Non sto dicendo che non ci sia scritto. Sto dicendo che sei monotematico. Comunque no. Cioè bevi con gli amici. No, cosa? Cosa? Lattu, no, Ricky! Sì, no, Ricky. Lattu e Ricky. No, no, non è Ricky, punto. Fumi! Magari, magari ci fosse stata una domanda da fare. La tua sigaretta preferita. Fai una live mentre lavi il tuo gatto o lo riempi di Nutella? A te la scelta. No, non la Nutella, tacco! Però lavare il gatto lo serve, ma... Sì, ma lui si lecca. Faremo mai una tua Firenze? Eh? Faremo mai andare a Firenze? Beh, dovete praticamente andiamo a Firenze! Noi dobbiamo andare a Firenze! Un raduno totale! Sì, ok. Un raduno con zero spettatori, ma... Domanda a tutti, qual è la vostra sigaretta preferita? Che boia! E... Vuoi invertire le cam? Non mi sembra un caso. Perché tutti scrivono, fare comparire questo commento in mezzo al video? No. Non c'è mai ci sono... Ok Google, quanto fa l'Inter? Al momento sta pareggiando con lo Shakhtar Donetsk 0-0 nel primo tempo. Che cazzo di... devi essere un po' deciso quando fai domande. Ok. Che ricette avete fatto? Preferisco non sapere. Che ricette avete fatto? Scrivo? Allora, burro, biscotti digestivi, sale, rosa dell'Himalaya. Oddio. Poi... panna. Forse per quello che è troppo salato, il sale dell'Himalaya è abbastanza salato. Moldava, una cosa del genere. Belgravia, panna montata da Belgravia. Con formaggio estremamente salato. Poi, anacardi. Non sono anacardi, testa di vacca, sono i datteri. Datteri, mango, Malibu. Eh sì. Malibu. Non farmi andare indietro. Zucchero a velo. Molto zucchero a velo. Troppo zucchero a velo. Tantissimo zucchero. Penso quindi zucchero a velo. Un po' di zucchero insaporito al mango. Però zucchero frammentato. Ok. Dici ingredienti utilizzato. Ciak! Cioè so che non. Ok Google. Cosa doveva essere? Uccidimi. Non lo so, hai messo il sale dell'Himalaya. No, non ho capito. Ricky, quello è un sottopentola. Lo so. Però funziona. No, non lo farò. Cosa? Ti prego. Aspetta, qualcuno faccia la domanda. Google, ok Google. No, no, fa la mia domanda. Casi. No, che detto ma ci devo fare. Fammi una cazzo domanda, appunto. Dimmi di fare qualcosa. Casi, che ore sono? No, dimmi di fare qualcosa! Casi, dimmi che ore sono! Scusa, non ho capito! Cazzo, manda! No, cazzo! Lattu, rifà la domanda! Oddio mio! Ma non è questo qua, non è quello di Casi che ha fatto prima? Casi, per favore, esplicami la gioventù di Shakhtar. Shakhtar Donetsk. Scusa, non ho capito. Non capisci un cazzo. Aspetta, ci riprovo. Ok Google. Ma perché tutto al centro? Vada là. Non lo farò. Ehi Google, canta una canzone. No, non lo farò. Non lo farò. Ecco una canzone, ma Ok Google, zitto. Cringe. Taglia, che cosa sei diritto d'autore? Casi, siamo pronti per servire la roba a tizio.
Prima facciamo un po' di pulizia sul... No, quelle là mi servono come impiattamento, quindi... Beh dai, diciamo che... quale? Quelle che sto mangiando? Sì. Quello che ha la forma più da... cheesecake è la mia. E qua di Ricky. Non credo sia molto igienico quello che stai facendo. Hai un po' di malattie in tutte le torte. Da una parte hai il diabete. Vabbè, l'ictus. Da qua la l'ictus. E l'epatite. Epatite 2. Ovviamente. Che bello. Dai, guarda. Che si pacci. Allora, dobbiamo poi fare presentazione ovviamente alla Masterchef, quindi già mi piazzo, pronto. Io sono anche terrificante, stavo... Ho fatto tutto bene. Però sembra più o meno una cheesecake. La mia sì, dai. A parte che c'ha la zucchina. Com'è la zucchina? La buccia dentro. La buccia della zucchina dentro. Caramellata. Ma tutto caramellato, ovviamente. Sì, perché lui dice, qualsiasi ingrediente che non sia normale ci dice... Metti in pentola, un po' d'acqua, tanto zucchero, vai così. Scusa un attimo, tu se ti dicessi di fare un'altra cosa la sapresti. Ma cazzo, ma avete finito i martigli, pezzi di me, non so neanche come. No! Lamponi. Lamponi. Te ne ho lasciato uno, vedi? Lamponi. Ne ho mangiati tutti, tranne uno. Ma allora, va. Scusate un attimo. Ehi Google, quali sono i sintomi di un'intossicazione alimentare? La presa, è qua Google. Sì, lo so, ma tanto mi sento. Cioè Google, ti sente. Ti sente sempre. Scusa, non ho capito della risposta. Ecco cosa ho trovato sul web. In base al sito web biochetasi.it, quali sono i sintomi dell'intossicazione alimentare? Forte nausea. È orribile la presentazione del mio. Crampi addominali, mal di testa, vertigini, inappetenza. La mia è orribile da vedere, però almeno confida nel gusto. Non ho tirato fuori questi lamponi. Dalla confezione. Ok, cazzi, tiro fuori pure il tuo, che siamo alla fase finale della presentazione di tutto sto programma. Prima. Sì. Siamo alla fine di questo tirare fuori. Almeno quello. Hai lavato i lamponi, ma hai sentito. Fallo! Fallo! No! Se non ci fosse stato la ce l'avrei fatto! Cioè c'è via! Tanto comunque l'inquadratura è. Cosa hai fatto? Ho scelto della pentola con il mago caramellato. Oddio santo! Ma poi pulisce lì bene, raga? No, mi aiutate pure voi! Io devo andare a un appuntamento. Certo, con la prof di Italiano Vecchio. Di cui non faremo nome perché siamo in diretta. Oh. Vabbè, dai, presentazioni. Aspetta. No. Aspetta, cerco di salvare il sonno. C'è un problema, si è congelato. Però guarda il lato positivo, adesso la volpe non si sposta più. Sì, ho fatto una volpe col mango. Casiere. Soltanto che è affondata nello zucchero a velo. E adesso non so, non più allora, volpe. Non so che esperienze ti vivrai. Allora, sono sicuro che vincerà Ricky perché è difficile che possa accannare con quella. Allora, col mio se lo rischi di ubriacarti, rischi di avere. Quindi penso sia meglio ubriacarsi. Allora, da dolce a cucchiaio. Allora, innanzitutto con calma. Abbiamo davanti qua appunto la cam dove possiamo presentare i nostri piatti. Esatto, allora. Tanto così di zucchero a velo e sotto c'è tanto così di altro. Fermo. Allora. Facciamo piano in base alle esigenze del nostro giudice. In base alle esigenze culinarie del nostro giudice. Si piazza pure nella sedia al centro. Allora. Grazie. Qual è la cam grossa e qual è la cam piccola? La cam grossa siamo noi. Teo. No, deve essere. È questa. È quella lì. Sì. Ok, perfetto. Allora qua. L'hai messo ancora. Mostrare. Beh, ma ottima idea, grazie. Il mio che ha come ingredienti i lamponi, non le zucchine. Un cazzo, dovresti guardare un po' dove sei qui nel primo e guardare probabilmente la roba. Non la vedo. Girami il computer, ti prego. Ci penso io. Dato che adesso lo zucchero a velo, ho liquido. Vai campione, tutta merito tuo, grazie che me l'hai suggerito. Ok, va bene, inquadra il tuo. Però la goccia è un po' troppo. Ok, adesso inquadriamo quello di Casi. Casi, puoi venire. Ah, non lo muovere, c'è dentro un bel po' di malibu. Allora, il malibu è meno di quello che sembra, Lo zucchero l'ha assorbito.
Sì, un po' di zucchero però l'ho assorbito Malibu dentro. Oh, no. Ok, allora Teo. Poi devi considerare che la metà del Malibu dentro si è congelato, quindi è uno strato di ghiaccio sottile. Non è andato a congelare l'acqua. Semplicemente, adesso. Perché non è acqua. Teo! È il Malibu. Teo, da quale partiamo? Chi si offre volontario? Allora io? Io! Io ti direi che il mio lo potresti provare per ultimo, almeno dovrebbe essere il mio. No, primo. Dovresti provarlo per primo così non ti rovino. No, la dovresti allora dovresti ma provare. Ma visto che vogliamo rovinare l'inizio. Perché è talmente forte che probabilmente ti perdi la. Esatto. Il mio invece non è forte, è soltanto tutto alcol. Guarda certo. Allora, casi è alcol. Last two è e poi puoi anche bere prima di mangiare. Ma queste due cose non mangiare perché si sono congelate, non riusci a stare male. Che bello. Diventate un po' dure. Vabbè, non ti lamentare, se tu vuoi entrare in freezer, dovresti in freezer. Posso procedere? Pezzo bianco. Io non sono sicuro che possa procedere. Prego. Prima bevi, prima di mangiare. È da bere. È da bere. È il zucchero. Ti sarà una botta alcolica se c'è il zucchero, vedo. Allora, fermi un attimo. Cosa fai? Stai mettendo in pausa? Probabilmente metto in pausa, faccio proprio una roba. Fermo, non mangiare. Cosa ha fatto con me? Posso procedere? In realtà ci sono dei casi che ti espone la duttilità di questo dolce. Però e soprattutto te lo devi presentare. Allora, fermi tutti. Come fermi si tutti. Chiama? Appoggia il bicchiere e cucchiaio. Non lo appoggio. Ale, vuoi in mano? Non sapevi mai di bu? No, il bicchiere, il cucchiaio. Così il cucchiaio. Bevi. Devi berlo prima. Bravo ragazzo. Adesso devi bere questo. Questo lo fa ubriacare, almeno dice no! Buono. Bevi normalmente! Bevi, dai! Se non ti vediamo mai nella vita. Madonna! Ce l'hai fatta? Ci vediamo noi mai perché c'è in mezzo. Scusa, ma state riprendendo? Sì, stiamo riprendendo. Come si chiama questo dolce? Questo dolce si chiama... Non sono alcolico, lo giuro. Almeno il nome è simpatico. Sono maggiorenne. Sono maggiorenne, lo giuro. Assaggio. Allora, ci sono stati... C'è giusto un po' di Malibu. Sì, poi. E giusto due flaconcini interi di vaniglia fortissima. Lo sguardo di Teo! È sofferenza. Si sente molto la vaniglia? Perché ho detto gusto amaro. Come gusto amaro? Non c'è nulla da amaro. È il mango. È la vanillina. Ci sono anche i datteri. Ne senti i datteri? La consistenza del dattero ha fatto appallottolato. Mi sta scusando la gola. Perché c'è tanto Malibu. Allora, hai assaggiato il problema con la live. Hanno iniziato a perdere un sacco di fotogrammi, quindi ho dovuto riavviarla da questo punto qua. Massimo di sì. No, vai avanti, un'altra cucchiaiata. Fidati un'altra cucchiaiata, così puoi sopportare meglio quello di latte. Bella, bella potente. No, non prendere il fondo, prendi soltanto la parte che è tutto Malibu. Bravo. Insomma, bevi, non uccidetemi Matteo. No, ancora un po' di quella di Ale. E poi vuoi farmi un favore? Assaggeresti questo zucchero al piace lo zucchero. Credo che sia Sonia. Sonia mi dice. Ah, lo zucchero era buonissimo. Ti stiamo ammazzando il ragazzo. Aspetta, Sonia in chat. Come ci ha trovati? Beh, ci segue. Vi giuro, io non gli ho dato da bere, non è colpa mia se fai un caso. Ciao Sonia, come va? Ah, era lei che prima stava parlando del mago stuprato da casa. Credo proprio di sì. Teo, puoi confermare che io non gli ho dato da bere? Perché il mio dolce si chiama Non sono alcolico, lo giuro. Aspetta, assaggialo adesso. No, non sono mica stupido. So gli ingredienti, non posso assaggiare quello che so come fatto. Vabbè, quale vuoi provare per primo? Quello di Alessandro per ultimo perché mi uccide il senso del gusto. Tenga qua. Non ti uccide il senso del gusto, ti uccide. Questo si chiama... Forse questo non è il peggiore. Prego, allora... Abbiamo finito il Malibu! Sì, abbiamo finito il Malibu! Finalmente! Beh, ha finito per la maggior parte di grazie a me! Le do un consiglio, non provi la zucchina, perché è zucchero puro. Sei scemo. No, devi provare tutto quanto. Volevo che dicessi sì, così poi ci voglio dire. No. Ottimo, un boccone con tutto. Madonna, che schifo, la zucchina, la luce. Allora, il fatto che non sia peggiore posso accordare con te, ma il fatto che sia buono è tutta un'altra storia. Io devo preparare il sacco da allora, prova un boccone senza zucchina. Prova un boccone senza zucchina. Effettivamente senza zucchina sarà un po' più buono. Mi ha spaccato il bicchiere. Male. Le senti i pezzi di vetro che entrano nelle carni? Perché così? Non riesco a prendere.
Però non era il bicchiere che si rompeva, era il. Era Teo. Il cucchiaio contro il cielo. Però vedo che se lo sta mangiando, nel senso. Vabbè, ok, vabbè, avevo perché bene. Il composto è buono. Il composto è buono. Perché il mio composto non era buono? No. Volete sedervi nell'angolo che poi tocca a Nadas? Sì, mi siedo all'angolo. No, ho bisogno di un attimo di chiamare. Mi siedo alla sinistra del palco. Allora, io ti consiglierei un bicchiere d'acqua perlomeno. Quindi... Ma io ti consiglio... È il minimo. Se non avessi finito qua, non avrei consigliato un po' di Malibu. Io assaggio la parte senza zucchine. Te la saremmo tutto così bello colorato. Allora, intanto le consiglio di tenere in mano. Ma non mettiamo a mi dai, Ricky, mi passa una scodella? Io penso che possa vomitare. Non ce l'ho. Ci servirebbe qualcosa. Però è buono quello di vomitare. Se vomiti, mi fai un favore, vomiti per terra. Allora, innanzitutto. Mi addosso a me. Mi giro. Ma pensavo chiedessi di vomitare sul gatto. Teo, tu hai già provato. E qua il gatto lo vedi? Le mie bravate, appunto, con le cheesecake. Ok, sta molto di peperoncino adesso. Madonna, mi pizzicano, sto stanno respirando. Quello che ho cercato di fare è compensare il fatto che io sarebbe stato troppo facile vincere con una cheesecake. Sarebbe stato troppo facile vincere. Quindi ho voluto fare in maniera tale di portare avanti la mia discendenza della maionese. Adesso credo che ci sia mezzo tubo di maionese. Sì, ho visto, c'è tanta maionese. Molta. Inoltre vorrei ringraziarti perché comunque la maggior parte delle conoscenze che ho avuto negli ultimi anni sono grazie a te. Quindi no, non lo fare, sennò fai buon appetito. Ale, mi passa una cosa d'acqua. Buon arrivo, nonna. È stranamente decente. Aspetta. Ma che cazzo stai dicendo? Sarà l'anduia. Mi copre tutto. Aspetta. No, è che non è possibile che già la seconda volta che hai dato qualcosa a cazzo e rischia di vincere. Assaggia. Ma scusami, ma decente! Ma come è l'anduia? Sta solo l'anduia, cazzo al cazzo che è decente. Vaffanculo un attimo. Prendi anche il biscotto, va? Sì, Anduia e la maionese hanno trionfato di nuovo. Adesso senza piccare. Di nuovo? La maionese dicevi che faceva cagare in quella roba lì? Mi ha reso l'impasto medio decente. Ma che cosa solo di maionese? Visto? Scusami, mi ha sembrato soltanto di Malibu, perché erano meno decenti di questo? Perché c'è messo la vanillina. Sarà di tanta vaniglia molto forte Malibu, qual è il problema? Malibu sa un po' di vaniglia. D'ossa di cocco. Non è la vaniglia il problema. Cocco e vaniglia. La vaniglia concentrata è amara. Vaniglia concentrata, cocco e alcol puro. Qual è il problema? Cosa c'è? Non era alcol puro. Non era alcol puro, casi, te lo assicuro. L'alcol puro adesso modifico il mio dolce. È più decente di quanto pensassi. Come? Senti, io come la pizza questo caso di corruzione. Un altro cucchiaio. Ma tu hai mangiato la parte con il peperoncino o con la lenduia? Sono tutte e due, perché sono metà e metà. Lato, cosa gli allora ed è anche meno piccante di quello che sembra. Allora, io il piccante lo reggo discretamente bene. Non è così piccante. Il piccante io lo reggo discretamente bene. Adesso vedi che muore. No. No, non ti conviene mangiare perché dentro ha tre sciottini di Malibu. No, voglio solo sapere cos'è questo. Mi aspettavo molto peggio. Lo stecco dei datteri. Comunque, no, sono 3-4 sciottini di Malibu. Fa cagare. Sarà che ormai il senso del gusto è andato, però... Sì, dopo è per questo che ti ho ubriacato, così non ti ho fatto il gatto. Fa veramente cagare. Che te lo dire? No, però questo senza zucchine è buono. Cioè... Grazie al cazzo, è una cheesecake normale. Va bene. Oh, guarda, una cheesecake alle fragole senza la merda sopra, è buona. Ma che cosa strada. Vabbè, noi abbiamo fatto l'impossibile, io ho aggiunto l'altro. La tua è la migliore cheesecake salata qui presente. Chi è che ha deciso di mettere dentro? Era a caso, a sorteggio. Perché sta faccia? Perché facciamo veramente cagare quello di Ale. Dammi la tua. Vieni. Ti dai un cucchiaino? Non me la finire per favore, voglio pensare. C'è ancora un lampone?
Raffigas è duro questo film. L'avete congelato. È congelato. Il suo è quello gatto. Quindi si mangia quella di casa. Allora, se devo decidere... Basta, ti voglio ubriacare in fretta. La classifica è Ricky il primo. Sì! Perché ha fatto un dolce... Perché ha fatto un dolce normalissimo. Sì, cazzo! Ogni volta giochiamo sulla Basic. Lui, Basic, vince. Lui che prova a fare una merda e viene fuori una merda. Penso un po'. Io che volevo provare a fare qualcosa di diverso, come al solito, e... Sei secondo? Guarda, in un contest in cui eravamo solitamente in due e poi è apparso sto io ultimo perché sono fatto una cagata. Ma l'abbiamo capito. Senza offesa. Ho fatto bene un sacco di gatti. Yes! Yes. Hai cercato di uccidere. E la prossima volta... No. Se la prossima volta io gioco safe e vinci, dalla prossima volta... Giuro. Allora... Vai. La prossima volta tu te la giochi safe e io rischio tutto. Perfetto. Metti qua la mano. Metto la mano. Vieni. Però fatela vedere la mano. Ecco. Si è vista? Sì, si è vista. C'è la stretta. È lì, si vede. Posso dire? La tua camera proprio cagare al cazzo. Non sa di niente. Io ho mangiato cheesecake vero. Questa non è una cheesecake vera. Prego. Vuoi un cucchiaio nuovo, Casi? Tieni. Guarda che si sterilizza semplicemente entrando dentro la cheesecake in realtà. Vieni casa. Mi sento un po' bruciare la bocca. Allora, la parte con l'anduia è buona. Sa di anduia. Vabbè, dai. Ma... Allora, cioè, il problema non è l'anduia in sé, perché l'anduia è buona. Il problema è la crema sotto, che non ci sta un cazzo. Taglia mia mano, mi taglio un po', ho ancora roll, mi mangio il tuo capello. Mi metto un po' pugliese in parte quando mi incazzo. Scusa! La violenza si può far vedere, facciamo un sacco di... No, grazie, io sono dietro le cam, quindi non si vede. Vai. Io non so di peso, posso non mangiare. No, vai. Abbiamo provato tutti tranne te. Tu mi hai quasi ucciso, adesso la smetti. Ti ho quasi ucciso, ti ho soltanto quasi fatto ubriacare, è diverso, la smetti. Adesso sei inquadrato. Tu l'hai assaggiato? Anch'io. Non ho visto l'atto assaggiarlo. Cioè, no, l'ho assaggiato sì. Prendi il cucchiaio e assaggia. Dammi. Ok. Voi che fate le persone schizzinose. La bella non si sposta, si sposta. E sono appoggiato. C'è roba non nociva che posso mangiare? No, posso mangiare. Cioè, anche c'è la sua cheesecake. Sono i biscotti, se vuoi. No, tieni. Grazie. Che buone le digestive. Vai, è il tuo momento. Ti ho aspettato. Ha senso di leggere. Dai. Abbiamo fatto tutti, cazzo. Io ti sputano sotto un ponte, butti una sotto torta salata. Sì. È una torta salata a tutti i fatti. Piccante, minchia. Oh, sento lo stomaco strano. Sentite, io spero di ottenere dei cazzo di superpoteri da pugliese in questo assaggio. Perché se no mi offendo. I superpoteri da pugliese. Super paternitasse. Evasione. È pugliese, lo può dire. È pugliese, lo può dire. Mezzo pugliese. Mi basta, non siamo perseguiti dalla legge. Io ho fatto uno e te vado. Contemporaneamente. Ma che bello. Devo dire che il biscotto era buono. Il biscotto era buono, era fatto abbastanza bene, abbastanza salato. Vai. Casi, vuoi che ti abbracci mentre lo mangi? Allora, immagina di essere... Se lo fai, lo giuro che lo mangio. E come fa? Si può mangiare l'altro. Basta incrociare bene il... Pensate che testa te la mente. Te la tiro in testa. Vai, mangia con te. Primo piano, siamo vero primo piano. Cioè. Sai che sei ingoi? Senza assaggiare. È sì, buona? Sì, non senti il sapore, senti soltanto il piccante. Sì, esatto. Soltanto che c'è quel mezzo secondo in cui senti il sapore. Una merda! Come l'ho detto pure io! Perché io ho degustato proprio. Sai che quasi preferisco i datteri. Ok. Comunque, grazie alla tua classifica. Grazie, sono mangiato quello! La tua classifica qual è, Casi? Non vale, però comunque. Allora, primo
togliamo la falsa modestia. Il mio? Perché c'era tanto di quell'alcol gratuito che se vai in un locale prendi quella 5 euro avresti pagato di più per gli sciottini. C'erano dentro 4 sciottini, eh? Infame ingrato. Gratis, tra l'altro. Anche un'altra volta abbiamo cercato di corrompere con gli alcolici il nostro... Vero? Seconda, quella di Lattu. Ma come? Io qua di altro la metterei prima. Davvero, perché nonostante abbia usato la maionese, non è venuto davvero così male. Ma fa cagare, hai detto tu! Sì, ma rispetto alla cheesecake normale, ma per gli ingredienti utilizzati, non è così maligno. Ci credo, gli ho dato io il cosa? L'anduio, ti ho detto... E allora, wow, prendi i meriti degli altri! Guarda, lui si prende i meriti degli altri, però non ha usato, ha semplicemente fatto una cheesecake normale. Tu, quella era la richiesta! Tu sei veramente un infingardo, lui si merita al primo posto. No, tra l'altro, no, se vogliamo dirla tutta, se vogliamo dirla tutta. No, adesso parlo io. Vai. Parlo da quello che comunque ha cercato di fare una merda e effettivamente è venuta fuori una merda, come volevo. Perché se no giocavo safe e ti facevo un culo grosso con un capanno. E quello usavo bene il gioco. No, perché non c'è divertimento nel fare le cose bene. C'è divertimento nel vedere Matteo soffrire, non l'hai ancora capito, Vicky. Senti, allora, perché gli hai dato uno sciottino prima di far vivere il mio dolce? Perché volevo vedere lui a casa. E quindi gli do sciottino. Allora, ragazzi, se voi lo fate già soffrire, io vedo, io godo da una parte perché soffre per quello che fate voi, ma dall'altra parte io vi faccio pure il punto. Esatto. Ma comprendi che dopo un po' bisognerà switchare le parti? Infatti, abbiamo stretto la mano, esatto. Prossima volta io sicuramente giocherai safeissimo. Esatto. Non ti aspettare di vincere la prossima volta, ok? Non te lo aspettare per niente. Ma io non te lo aspettavo nemmeno adesso, sincero. Quando No, semplicemente hai fatto una cheesecake e ti è venuta bene. Questa qua è la prima volta in vita mia che la facevo, Questa qua è normale che sia semi-decente, tra virgolette, semi-decente, perché comunque avete detto che nel digerire si sente solo il piccante e viene bene, ma in compenso nella degustazione come comunque. Come fai a mangiare i latte? Ma comunque, sincero, qua gli ingredienti over che ci aveva casi. In Grecia aveva che l'aveva casi e ha utilizzato il Malibu e lo zucchero davvero a cazzo di cane. No, non è vero, aveva una proporzione precisa. Lo zucchero davvero bisognava metterlo all'interno dell'impasto, non solo. No, la mia era una proporzione precisa. Perché almeno era un villaggio innevato. Il villaggio innevato. Che stronzata. Un villaggio innevato con al sottostare una falda acquifera di Malibu. È la Russia. No, la Russia è la morta. A Malibu avranno il Malibu sottoterra, che ne so. Sottoterra? A Malibu, il Malibu non viene prodotto, viene estratto. No, in Texas hanno le pompe per il petrolio, a Malibu hanno le pompe per il Malibu, come in Russia hanno le pompe per la vodka. Loro non lo producono, loro scavano dal terreno vodka tutto il giorno. Chiamavano oro nero, così poi oro trasparente. Sì, oro russo, oro del Malibu. Oro bianco. Oro bianco. Direi che comunque quindi casi abbiamo decretato che avevi gli ingredienti potenzialmente overpower per fare tutto, effettivamente, perché comunque secondo me il mango non l'hai saputo sfruttare alla tua nel massimo delle tue possibilità. Vabbè, non lo sapevi. No, non l'ho avuto proprio. Non è vero, ha fatto una barca vera. Ha fatto una volpe che si è trasmutata in una barca vera. Ma era un coniglio. No, coniglio, volpe, barca vera. È diventato come barca vera. È tipo il cane giapponese che tipo diventa uno spiritello, poi un dragone. Dovete chiamarlo con il suo Frank. Ha insultato Frank in una maniera, diciamo, peggiore. Ironica. Sentite, voi non sapete cosa si prova a dover uccidere il miglior amico, eh? Capito? Io devo tagliare la gola! Potevi dargli una degna morte! Era un mio fratello! L'ho ucciso! Mio fratello poteva morire! Però vuol dire che potresti vendicarti. E reso male la sua morte! Potresti cercare di redimerti. Come esatto. Dimmi che potrei uccidere te perché lui ti faceva lo chef. No, ma in realtà stavo dicendo che potresti venire la prossima volta a redimerti. Ah, quindi sta dicendo che potrei uccidermi per aver ucciso Frank? No! Sì! Io sto dicendo le pezze di consiglio. Io sto dicendo che potresti venire anche il terzo episodio del Parliamo in Cucina per fare in modo che le tue skill possano effettivamente farsi valere. Oppure, casi, una proposta ancora più interessante è poter fare da giudice. Beh, in questo caso.
senza effettivamente comportare alcun rischio per la tua salute e quella dei tuoi prodotti che mangi. Cucino come Frank. Cucino io al posto suo. Vabbè, vinci, culo. No, Teo, tu sei destinato a fare il giudice. Io ho delle opzioni da darvi. Io torno a cucinare per due condizioni. Ok. Uno per uccidere me. Uno. Devo essere ubriaco. Due. Può anche andare bene. Teo deve essere ubriaco. Teo non credo che si ubriachi perché è astemio, però almeno. Beh, dopo quello che l'ha fatto bene non sento astemio, ma fanculo. Teo, lo strofinaccio. Teo, ti do una mano. Vuoi, no, che, vuoi che ti accompagni in bagno? Così almeno te riesci a digerire tutto quanto. Cioè, dopo 5 sciottini non puoi essere più considerato astemio, te lo dico così. Cioè, mi piace il fatto che il 100% delle volte che Teo è venuto qua stava per vomitare. Beh, su due volte. Due per me è un buon numero, però. Buona percentuale, non 100%. Che... Saranno 3 su 3 fra poco. Grazie Sbora Caida per essere riuscito ad arrivare alla fine. Sbora Caida è un nome bellissimo. Beh, io direi che me ne vado a casina perché fuori fa freddo. Beh. Mi accompagna a casa in macchina? No. No, perché a piedi. No, va a casa, prende la macchina. Mi accompagna a casa in cavalluccio? No. Va bene. Perché? Beh, intanto dovete aiutarmi a sistemare questa merda. Posso dire? Che posso montare l'attu? Cioè, tutto un dire. Dai. Non riesco a passare. Vabbè, direi che abbiamo dato per oggi. Vabbè, dai, allora ci potete trovare su tutti i social come al solito: Ponte Scalateo Discord, Instagram, Twitter, eccetera, eccetera. Ponte Scalateo Casi non esiste, almeno non ancora. Aspetta che mi avvicino al microfono, sennò non mi si sente. Sono orribile. Detto ciò, direi la che... La tengo io! No, però devo guardare di là. Me la devi tenere più o meno così. Ale, dov'è il fine live? Cioè, stai fermo, stai fermo, stai fermo. Esatto, la prossima volta cucina anche lei, posso, no? Per favore. No. Dai, ma io non mi faccio vomitare. Ma non ti devi far vedere quello punto. Vabbè, mi inquadrate da sotto la faccia. Questo è stato un attimo. Teo, vieni, mi serve la tua fronte. Mi serve la tua fronte, zitto. Quella è la tua, ok. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao, io sono sempre a casa. Schiaffatela.